Ho registrato, lo vedete? No, non ancora. Ecco, Sono sì. cliccato, Allora, ok. buongiorno a tutti. Grazie per essere qui anche il 17 di dicembre. L'ultimo seminario per quest'anno, poi riprenderemo a gennaio, a fine gennaio, e cercheremo di continuare più o meno come abbiamo fatto, sperando di riuscire anche a vedersi non solo sullo schermo, ma anche in presenza. Oggi abbiamo un ospite, diciamo, anomalo, un po' posso dire, Matteo Borri, e siccome lo conosce molto meglio Claudio, lascerei senz'altro a lui il compito di presentarlo adeguatamente. Grazie, grazie Grazie a voi. Grazie Costantino e grazie a Matteo per essere qua. Credo che per presentare Matteo dobbiamo parlare innanzitutto dei premi Balzan, che è anche un po' da dove viene la ricerca di cui poi Matteo ci parlerà. Io credo che tutti voi conoscete cosa sono i premi Balzan, sono il premio alla cultura più prestigioso che c'è in Italia, è dato dal Presidente della Repubblica, è un premio molto ricco in denaro di oltre 600.000 euro, è un premio che non ha, se vogliamo, un po' anche quasi la struttura ingessata del Nobel che alle volte fa sì che Nash, che era un matematico, prenda il Nobel all'economia perché ci sono le discipline fisse. E invece i premi Balzan sono premi che sono due all'anno per le humanities, due all'anno per le scienze e cambiano a seconda delle persone che si sono particolarmente distinte in un ambito disciplinare, eccetera. E parlo di questo non solo perché Matteo adesso lavora anche per la Fondazione Balzan, ma perché questa ricerca parte quando Paolo Rossi, che come sapete è uno storico della scienza che ha un po' cambiato questa disciplina in Italia, vince il premio Balzan. E l'altra grande cosa bellissima, secondo me, dei premi Balzan è il fatto che chi vince il premio non lo può tenere per sé tutto, ma deve dedicarne almeno la metà a finanziare delle ricerche di giovani ricercatori. E Paolo Rossi decise, quando vinse il premio Balzan, di finanziare la ricerca di Matteo Borri, che è uno dei suoi ultimi allievi. E proprio a partire da questo finanziamento Balzan, Matteo comincia questa ricerca che lo porta a scrivere questo libro molto bello che consiglio a tutti, uscito dal Mulino sulla storia dell'Alzheimer, di cui ci parlerà oggi. Per me è un libro molto bello perché mostra un po' un argomento, per esempio, a me interessa moltissimo, che ho molto a cuore, cioè come una cosa si istituzionalizza. L'idea è che forse Alzheimer non aveva studiato una malattia o non aveva visto una malattia, e quindi ci sono molti discorsi, molte enunciazioni, e a un certo punto tutte queste ricerche si istituzionalizzano, diventano norma, e le norme producono usi, gli usi producono protocolli, e a un certo punto succede qualcosa come la scoperta della malattia di Alzheimer, e forse Alzheimer non aveva visto quello che poi noi crediamo, magari lui avesse visto, ma appunto di questo credo che forse oggi Matteo ci vorrà parlare. Quindi grazie ancora per essere qua e a te la parola. Abbiamo un'oretta. Grazie. Grazie a voi, grazie a Costantino, grazie a Claudio, un saluto anche alla professoressa Campaner. Mi scuso perché alcune slide le ha già viste, quindi alcune iniziali saranno ripetitive. L'idea è quella, intanto metto la condivisione, di presentare e di riflettere con voi su che cos'è stata da un punto di vista storico la malattia di Alzheimer, che cos'è e che cos'è tra medicina e scienze umane, mettiamola così, in senso ampio. Due indicazioni, Claudio, se ci fosse qualche problema anche mentre presento, o mi mandi un messaggino su WhatsApp e l'ho messo Interveniamo. silenzioso, o prendi l'audio e me lo dici, come preferisci. Vai tranquillo, tu vai avanti, se ci sono problemi tecnici ti avvisiamo. Perfetto, e stessa cosa per gli studenti, se avete dubbi o domande, accendete il microfono senza problemi e interrompete quando volete.
Ok, allora grazie ancora per l'invito. Che cos'è la malattia di Alzheimer? Questa era l'idea che con Claudio, quando mi ha proposto questo seminario, ci siamo confrontati e poi abbiamo deciso di proporre a voi. Cioè, l'idea è, da un punto di vista storico, e non solo, che cos'è la malattia di Alzheimer, che cosa è stata dalla scoperta oggi e di che cosa si parla oggi quando si parla di malattia di Alzheimer. Ecco, mettiamola un po' così, giusto per capirsi. Allora, la prendo larga, ma non troppo. Che cos'è la malattia di Alzheimer? Si contestualizza all'interno della psichiatria. Dunque, l'idea di fondo è che a fine Ottocento si trovano, in questo schema è molto spiegato in maniera chiara quello che voglio sostenere, che riprendo volentieri da Otto Marx, si trovano nella medicina distinte tradizioni di ricerca, dove tradizione di ricerca, che è un termine proprio della storia della scienza, ma comunque in generale diciamo che tradizione di ricerca vuol dire scuola di pensiero, non solo fatta da singoli professori, ma da correnti. Quindi vedete che da un lato c'è la psichiatria clinica, dal lato opposto la medicina clinica. Questi due opposti poi servono a occuparci di questa storia. Le tradizioni di ricerca, specialmente in medicina, sono tra 800 e 900, inizi del 900, compartimenti stagni, settori separati. Non vuol dire che nei vari comparti e nelle varie tradizioni non si sapesse di che cosa si occupavano gli altri, ma tutto ciò che oggi è più o meno interdisciplinare, condiviso, diffuso e discusso insieme, al tempo era molto più rigida la distinzione, quindi era molto meno condiviso, tant'è che si parla proprio di separazioni nette da questo punto di vista delle varie tradizioni di ricerca. Quindi da un lato si vede che c'è la psichiatria clinica, dall'altro la medicina clinica. Tutte e due hanno questo termine clinico in comune, ma se si guardano sinotticamente su questo schema si vede già che sono diametralmente opposte, anche solo per la posizione, e non è una posizione grafica e basta. La medicina era un qualcosa di valido e validato, la psichiatria era un qualcosa che a cavallo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento doveva ancora costruire il suo campo specifico di indagine, essere validata, altro termine caro agli storici della scienza, la validazione, essere riconosciuta, cioè come una disciplina autonoma con un pensiero e con una modalità propria di ragionamento, analisi e di diagnosi soprattutto. Il problema della diagnosi è quello che ci porta a avvicinarsi sempre di più alla microstoria della malattia di Alzheimer all'interno della storia della psichiatria. Allora, intanto una cosa sola, se vedete tutte le concatenazioni tra le varie persone, suppongo che qualcuno, almeno Charcot, Freud, Spencer, qualcuno già lo abbia incontrato, se si guarda alla psichiatria clinica si vede che bene o male è quella più lineare, cioè quella che ha avuto meno interazioni e meno modifiche, meno metamorfosi interne rispetto alle altre tradizioni di ricerca o discipline, si direbbe oggi. Questo perché? Fondamentalmente perché da Pinel e Schirol, l'allievo di Pinel per capirsi a fine Settecento è colui che decide di trattare umanamente i malati, i folli, nei manicomi, liberandoli dalle catene e istituendo de facto i primi giardini o le corti interne ai manicomi. Cioè il folle è una persona come un'altra con problemi mentali e quindi deve essere trattato umanamente, non considerato un essere umano di categoria inferiore, mettiamo così. Si iniziano quindi a ipotizzare, dopo la liberazione dalle catene, trattamenti specifici per curare i folli, trattamenti specifici che richiedono un sapere dedicato. Ok? Questa è l'idea di fondo. Sapere dedicato che poi verrà tematizzato da Kraepelin a cavallo tra 800 e 900, ma la formazione di Kraepelin e i contenuti che in tutte le varie opere di Kraepelin si ritrovano sono comunque interdisciplinari, anche se da un punto di vista professionale Kraepelin dirà in più occasioni di aver ripreso pari pari lo spirito di Pinel e di aver cercato di sistematizzare il rispetto in primis e poi la,
la presa in carico, le cure e le cure dei pazienti psichiatrici. Krekelin si forma seguendo due correnti di pensiero, quella della filosofia di Herbart e quella della neurologia di Griesinger. E tutti diranno, bene, ne prendiamo atto, cosa ci interessa più di tanto? Allora, Griesinger, risalendo al contrario le frecce blu, è il neurologo che propone un paradigma diverso, paradigma si direbbe in termini di storia della scienza, diciamo propone un approccio diverso alla psichiatria. Le malattie mentali sono malattie del cervello, sono malattie nel cervello. Quindi l'idea di fondo di Griesinger è che qualunque forma di follia, mania o demenza ha una causa organica che si può ritrovare nel cervello. Questo però lo ipotizza a livello teorico. Perché? Perché Griesinger in primis cerca di declinare e coniugare le teorie neurologiche del tempo, Gall tra tutti, levo un attimo la presentazione giusto per farvi vedere una cosa e poi ci ritorno. Gall, non so se sapete chi è, ma è quello che ha inventato la frenologia, cioè in zone diverse del cervello ci sono e si attivano funzioni diverse del cervello. Si vede? Si vede. Bene, questo è un esempio di testa frenologica di Gall. L'idea di fondo, torno alla presentazione, ma ammetto anche Carla Moretti con un clicco, ma ci sono. L'idea di fondo della presentazione e di Gall, scusate, è che nella neurologia a zone specifiche della mente, del cervello, anche del cranio, si parla anche di craniologia, corrispondono funzioni specifiche. Griesinger dice, attenzione, quindi nel cervello si ritrovano le cause patologiche che determinano le malattie, lo sviluppa però a livello teorico perché Griesinger studia e si forma sul pensiero di Herbart. Herbart era un filosofo naturale, giusto per capirsi, Herbart è il successore di Kant. Kant smette, si ritira dalla vita accademica, la cattedra di Kant viene presa da Herbart e Kant si ritroverà nel pensiero fino a Krekelin ed anche oltre. Anche Alzheimer si riferirà e farà riferimento alla teoria di Kant. Sotto alcuni aspetti Krekelin discuterà spesso con Wundt, altro filosofo dell'empirismo e della psicologia empirica. Quindi si inseriscono tutti questi pensatori da un lato nella tradizione psichiatrico-clinica della gestione del paziente, gestione pratica, clinica, nel senso vero del termine, dall'altro nel tentativo teorico di elaborare una teoria, un qualche cosa di nuovo che renda giustizia alla psichiatria come disciplina a sé stante, autonoma e soprattutto credibile. Quindi l'idea di fondo di Krekelin è quella di costruire una vera e propria tradizione di ricerca all'interno della psichiatria. Come lo fa Krekelin? Cercando di rendere scientifica la psichiatria, o meglio, ponendosi il problema di come svolgere ricerche scientifiche all'interno della psichiatria. Fondamentalmente quindi che cosa va fatto? Visto che era una specie di, concedetemelo come termine, far west semantico, dove ognuno poteva dare la definizione che voleva di qualunque patologia, perché non c'era una standardizzazione delle malattie mentali. Quindi la necessaria conseguenza della impostazione krekeliniana per raggiungere una ricerca scientifica che abbia valore scientifico in psichiatria è arrivare a sistematizzare nosograficamente le malattie. Non solo a sistematizzarle, quindi a standardizzare categorie che descrivano e all'interno delle quali si possano inscrivere o inserire specifiche malattie mentali, ma anche descrivere il progredire della malattia mentale. Questo è un problema grandissimo nella psichiatria. Oggi abbiamo la PET, la TAC, la risonanza magnetica funzionale, varie tecniche e tecnologie che ci danno la possibilità di osservare intravitam che cosa succede nel cervello di un paziente. Al tempo ogni analisi autoptica era post mortem, quindi si osservavano, si rifletteva sulle cause di possibili lesioni cerebrali, cause di possibili malattie mentali o forme di demenza
osservando un cervello post mortem. Kraepelin si inserisce in questo dibattito teorico dicendo: cerchiamo di coniugare la teoria con una prassi, inventiamoci una prassi. E lo fa prendendo due processi a prestito dalla medicina clinica, diametralmente opposta, abbiamo visto prima sullo schema, che era il grande scoglio da superare. Cioè, i medici clinici sono credibili, gli psichiatri, ognuno ha una sua ipotesi, una sua teoria e delle sue spiegazioni. Ricordiamoci che ancora nell'Ottocento una delle spiegazioni di cause della sifilide era la punizione divina, per capirsi. Non è una presentazione positivista, ma è una presentazione che mostra come in Germania alla fine dell'Ottocento si cercavano prove reali, evidences, concrete. Quindi i criteri di classificazione, l'abbiamo già detto, erano altamente arbitrari. Che cosa fa Kraepelin? Prende a prestito delle idee dalla medicina clinica per rendere valida anche l'impatto e l'impostazione psichiatrica. La prima idea di fondo è che ogni malattia mentale è frutto di un processo morboso, o ancora meglio, è un processo morboso in atto, dall'inizio al continuo, inesorabile, più o meno, poi dipende dalle forme di malattia mentale, decadimento cognitivo. Ancora non c'era come termine, però per capirsi, ogni decadimento cognitivo ha un inizio, un'evoluzione e poi una fine. Quindi, per spiegare e suddividere l'inizio, l'evoluzione e la fine di ogni malattia mentale, c'è bisogno di qualche altro termine, qualche altro concetto, sempre preso a prestito dalla clinica. Il concetto di sindrome e il concetto di storia naturale della malattia. La sindrome è un insieme di segni, cioè tutti i rilievi oggettivi e dati osservabili da un esaminatore. Mia nonna ha perso, sta perdendo la testa, perde colpi, si scorda le cose, è una sindrome nella mentalità crepeliniana, ma anche di sintomi. È più affaticato, diventa irascibile, ogni tanto ha degli svenimenti, dei giramenti di testa, delle perdite di memoria, eccetera, eccetera. Quindi segni più sintomi determinano una sindrome, che ancora, attenzione, non è stata a fine Ottocento classificata e categorizzata. Oltre alla sindrome, il secondo concetto, appunto quello che dicevo, inizio, decorso e fine, la storia naturale della malattia, cioè l'emergere di segni e sintomi, cioè l'emergere di ogni sindrome, in un dato momento della vita del paziente, ha un successivo sviluppo temporale. Questa è l'idea di fondo di Kraepelin. Kraepelin è rimasto famoso nel tempo per due motivi. Uno lo dico dopo perché è funzionale alla storia della malattia di Alzheimer e di quello di cui parleremo oggi. L'altro è che ha inventato, scoperto, definito, dipende dai punti di vista e dall'approccio più o meno storico che si vuole avere su questo problema, comunque si associa normalmente alla figura di Emil Kraepelin l'idea e il concetto di demenza precoce. La demenza precoce in Kraepelin altro non è che la prima applicazione di questi due criteri. Cioè Kraepelin a un certo punto si trova di fronte a delle forme di demenza complesse e fortemente già definite in soggetti che non erano troppo anziani, che non erano ancora stati descritti come casi clinici per la fascia di età intorno ai 20-30 anni. Quindi Kraepelin, fondamentalmente seguendo l'idea di sindrome e di storia naturale della malattia, si pone la seguente domanda: possibile che un 25enne, faccio un esempio, che soffre di demenza sia diventato demente dalla mattina alla sera senza aver avuto traumi? Perché tutta la questione delle demenze come risultato di traumi, pensate alla craniologia o alla frenologia di Gall, è un mondo a parte. Possibile che in assenza di traumi un giovane manifesti forme gravi di demenza? Possibile si sia manifestato in una notte se fino al giorno prima non sembrava così grave o non sembrava dare cenni di cedimento cognitivo? La risposta di Kraepelin è semplice. Siccome ho assunto anche l'idea della storia naturale della malattia, probabilmente
quello che io a 25 anni vedo è il risultato di un processo dementigeno che è iniziato nel paziente molto prima. Per questo si chiama demenza precoce, non perché si presenta a 25 anni, ma perché nell'accezione crepeliniana, per essere manifesta e visibile a 25 anni, ha avuto un pregresso, quindi precoce, in età precoce. Se a 90 anni hai una forma di demenza, è un normale decadimento cognitivo. Se ce l'hai a 25 e non per un trauma, deve essere successo qualcosa molto prima che poi ti ha portato a tutto questo. Questa è l'idea di fondo che porta Krepelin a porsi il problema di dobbiamo trovare un metodo stabile, ripetibile e condivisibile per descrivere e catalogare patologie mentali, per smettere e per evitare che ognuno in ogni clinica che si rispetti in giro per l'Europa sostenga una sua teoria per spiegare un fenomeno che sta osservando. Questa è l'idea di fondo. Allora, Krepelin, nella clinica di Monaco, direttore della clinica psichiatrica di Monaco, inventa un qualcosa di, oggi si direbbe quasi banale e semplice, al tempo dirompente perché nessuno fino a quel momento l'aveva sistematizzato, cioè crea dei diari quotidiani e obbliga tutti i medici che lavorano, gli psichiatri che lavorano nella sua clinica, a riempire quotidianamente i diari. E poi vedremo nella slide successiva a fare un'altra cosa. Questo è un foglio dei diari che si trovano nella clinica di Monaco. Come vedete c'è il nome in alto a sinistra, poi il luogo di lavoro, cioè in quale padiglione, per capirsi, della clinica di Krepelin il medico si trovava a lavorare. Se vedete il terzo nome in basso è Kreutzfeldt Jakob, che è passato da Monaco per un periodo, il tempo su cui ha lavorato per ogni singolo paziente e il tema sul quale ha lavorato. Ora, qui è quasi incomprensibile, però l'idea di fondo è che se io sono il medico, che ne so, Alzheimer di turno, per dire, scrivo di aver lavorato col paziente A, B e C nel padiglione A degli schizofrenici, per esempio, tutti i giorni dalle 9 alle 13, prendendo appunti sulla loro interazione sociale, sul loro modo di parlare, se mangiano o no, se hanno appetito o meno, eccetera, eccetera. Tutti i giorni, ogni singolo medico per ogni singolo paziente. Tutto questo alla fine trova una sintesi, e la sintesi è questa. Oggi la chiameremo cartella clinica. Incredibilmente la struttura narrativa e la struttura suddivisione spaziale nella pagina delle informazioni è quella che ancora oggi è la cartella clinica. Quindi la cartella clinica, che era il risultato all'inizio dei diari giornalieri di Krepelin, è questa. Quindi c'è il nome del paziente, quando è nato, dove è nato, tutta la parte di dove era l'ultima residenza prima di finire in casa di cura. Attenzione, nell'Ottocento, specialmente in Germania, in Austria meno, ma in Germania di più, se finivi in casa di cura, in manicomio, diciamo così, difficilmente dopo la morte i familiari richiedevano la salma, eccetera, eccetera. Quindi, di solito, lo dico brutale, ma ogni corpo che entrava all'interno della clinica post mortem era oggetto di studio. Avevate cervelli da dissezionare, cervelli da osservare, ipotesi da sviluppare, eccetera, eccetera. Quindi la data d'ingresso, la durata della residenza all'interno, ora vado avanti veloce, le tre sono Folgeschichte, Status e Verlauf. Queste sono le tre fondamentali. La Folgeschichte è la storia iniziale, cioè quali sintomi mostrava o aveva quando è stato ospedalizzato da noi. Di solito si finiva in manicomio o perché la famiglia si lamentava di comportamenti ingestibili dei parenti. In alcuni casi in Italia fino agli anni 30 si entrava in manicomio anche per bestemmia, se qualcuno per la strada o qualche familiare riteneva che questo fosse segno di squilibrio. Comunque c'era la causa dell'ospedalizzazione, mettiamola così. Lo stato di analisi, status, quando il paziente viene ospedalizzato, quindi viene confermata o meno l'ipotesi che il medico di famiglia fa richiedendo
l'inserimento in manicomio e poi il Verlauf, cioè il decorso durante tutta la durata della vita, di solito della vita, all'interno della clinica. Alla fine si mettevano le Bemerkungen e a fondo le anatomiche diagnose, cioè post mortem che cosa ho ritrovato anatomicamente nel soggetto. Questa era l'idea di fondo. Caso dopo caso dopo caso, per similarità di tipologia, si crea una patologia. Per similarità più ampia di casi simili, si crea una categoria o una forma di demenza. Tutti gli ulteriori casi, tutti gli ulteriori pazienti che vengono ospedalizzati all'interno della clinica di Krepelin, se nell'introduzione e nel decorso della loro vita all'interno della clinica mostrano atteggiamenti, perché ancora, ripeto, non c'era l'osservazione intravitam di che cosa succedeva nel cervello, se mostravi gli stessi sintomi degli altri pazienti che già erano stati inseriti dentro una categoria specifica, tipo demenza presenile, che ne so, anche tu venivi già etichettato come demente presenile. Se non mostravi sintomi diversi, post mortem veniva solo confermato un ennesimo caso. Questa struttura ha permesso a Krepelin di creare le macrocategorie e le sottocategorie con le varie definizioni di malattie mentali che ancora oggi si trovano. Fino a qui ci siamo? Ci sono dubbi, domande? Si sente bene? È saltato l'audio? Non lo so, chiedo un feedback. Tutto a posto, direi. Si sente bene e si segue ottimamente. Bene, grazie. Quindi l'idea di fondo è: tu hai dei pazienti, ipotizzi una patologia, li osservi, continui a prendere nota giorno dopo giorno di che cosa stanno facendo, quando muoiono. Cerchi di trovare qualche lesione nel cervello che non era automatico, era molto difficile da trovare, però a parità di sintomi inventi una categoria che li raggruppi. Tutte le volte che è la stessa, ipotizzi anche l'evoluzione degli stessi sintomi e quindi la confermi. Quando qualcosa discorda, attenzione, potremmo avere una nuova malattia. Questa è l'idea di fondo. E la narrazione è importante in tutto questo, perché la narrazione era l'unico mezzo che permetteva di smistare, tra virgolette, ogni singolo soggetto all'attenzione di un medico piuttosto di un altro, smistare il paziente sotto l'osservazione di guardiamo di confermare se quella è la patologia oppure no. Ovviamente Krepelin inizia tutto questo negli anni 80 dell'Ottocento, a inizio Novecento. Nel 1904 esce la settima edizione del manuale di psichiatria per medici e infermieri di Krepelin, dove si trova una lunghissima e vastissima nomenclatura con sottodefinizioni e descrizioni dettagliate di macrocategorie psichiatriche. Ma ancora la malattia di Alzheimer non c'è. Allora, Alzheimer, io per ottimizzare il tempo e per arrivare poi a un altro punto, questo per il momento vado un po' veloce, tanto non è fondamentale, però Alzheimer fondamentalmente era un medico, non psichiatra all'inizio, che si era specializzato in microscopia e tecniche istologiche. L'istologia è quella branca della microscopia che non solo osserva sottilissimi tessuti organici, ma che deve padroneggiare le tecniche di dissezione e taglio dei tessuti e le colorazioni per creare il liquido di contrasto per vedere se qualcosa nel tessuto che veniva illuminato generalmente a candele, quindi insomma la definizione del microscopio, la luminosità non erano proprio ottimali, portava con sé qualche cosa di diverso da un normale tessuto sano, tra virgolette. Quindi Alzheimer fondamentalmente si laurea in medicina e si specializza in microscopia, microscopia slash istologia. E lo fa, fortunatamente per lui, nei centri di eccellenza di tutta la Germania fondamentalmente. Quindi si trova a lavorare a Berlino nello studio di Wilhelm Waldeyer Hartz, che forse nessuno di voi o pochi di voi conoscono. Fondamentalmente è la persona che, incredibilmente per fortuna di Alzheimer, mentre Alzheimer era nel suo laboratorio, osservando al microscopio
strati di cervello da lui sezionati, vede un qualcosa che non era mai stato visto prima, non sa come descriverlo, non sa come chiamarlo, ma siccome la cellula era una sola, la chiama neurone. Quindi Alzheimer si forma in microscopia a Berlino mentre viene scoperto il neurone e osservato il primo neurone, 1901. Poi si perfeziona a Zurigo con l'istologia di von Kölliker, studia istologia con von Kölliker. Von Kölliker è stato probabilmente il più grande istologo di sempre. Ora faccio una domanda che farà sorridere Claudio, ma qualcuno di voi ha letto Kant il problema dell'ornitorinco? O sapete che cos'è? Vabbè. E al di là di questa battuta, cioè Kant il problema dell'ornitorinco è un libro di Umberto Eco, e l'idea di fondo è che l'ornitorinco era un problema da un punto di vista della filosofia kantiana perché non era categorizzabile, perché è un mammifero che depone uova, quindi è un po' complicata la faccenda, ma non era un problema così pop e basta, era un problema sentito, quello delle categorie. Von Kölliker, per capirsi, a fine Ottocento era il miglior riproduttore di analisi istologiche, passa 2 anni a osservare, a affettare e a sezionare ornitorinchi per cercare di trovare nella materia e negli organi che cosa fosse in realtà, cioè dove, che cosa si era storto per creare questo problema di categoria. Quindi, al di là dell'aneddoto, von Kölliker è stato il più grande istologo al tempo, era il più grande istologo al tempo, e Alzheimer, dopo essere stato a lavorare a Berlino, si perfeziona ulteriormente nelle tecniche istologiche con von Kölliker. Dopodiché si affaccia per la prima volta a Monaco, siamo nel 1902, Kraepelin, direttore della clinica, stava già facendo i diari da tempo. Kraepelin aveva molti soldi dall'imperatore, e questa cosa dei soldi, come oggi, anche al tempo, impattò sulla ricerca, ma non solo sulla ricerca. Aveva così tanti soldi che ogni anno bandiva un concorso per la miglior colorazione istologica innovativa. Cioè, se tu eri un istologo, mandavi dei preparati che avevi creato te, sarebbe il corrispettivo del brevetto oggi, e quello più innovativo e più utile nella ricerca microscopica veniva premiato. Di solito veniva premiato con l'assunzione in uno dei padiglioni di Kraepelin quando c'erano posti, ma aveva una potenza economica non indifferente, quindi ne assumeva abbastanza di... Solo che dovevi essere veramente al top della ricerca. Nel 1903 Franz Nissl, amico di Alzheimer, vince uno dei bandi di concorso di Kraepelin con una colorazione rossa. Ora non ci interessa per ora entrare nello specifico delle colorazioni, però Nissl vince, va a Monaco e inizia a parlare di Alzheimer, amico e collega, dicendo che è un bravissimo istologo, è un bravissimo microscopista. Nel frattempo però bisogna pur campare. Alzheimer si trasferisce a Francoforte nella clinica diretta da Emil Scioli. Fortuna incredibile per Alzheimer, perché a Francoforte incontra Auguste D, per ora la chiamiamo col cognome puntato, Auguste D, cioè la paziente che poi sarà il primo caso di Alzheimer. Continua a mantenere i contatti con Nissl, fondano insieme una rivista scientifica molto molto avanzata per il tempo. Nissl continua a dire a Kraepelin che c'è questo Alzheimer che è bravo. Kraepelin aspetta una colorazione specifica ad Alzheimer, perché insomma fondamentalmente la regola del gioco è vincere in questo modo. Intanto, dopo l'entrata di Nissl, 2 altri ricercatori istologi e non solo propongono metodi di colorazione sempre a Kraepelin, che sono Camillo Golgi e Santiago Ramón y Cajal. Questo è fondamentale per la nostra storia. Intanto Alzheimer è a Francoforte. Questa la possiamo saltare per il momento. No, rimaniamo qui. Allora, Alzheimer è a Francoforte. Entra in contatto con la paziente, Auguste D, il medico di famiglia, ricordatevi la suddivisione anche della cartella clinica, quindi inserimento nel manicomio.
Il medico di famiglia l'aveva descritta come una persona apatica che aveva problemi di linguaggio, ma nel senso che si scordava le parole, quindi se gli facevi delle domande specifiche non si ricordava più di che cosa stavamo parlando e rispondeva a caso, e quindi era un problema per il tempo perché non poteva più né lavorare né gestire la famiglia. Fatto sta che il marito la abbandona, tra virgolette, nella casa di cura di Francoforte. Alzheimer, che intanto sta cercando di entrare in qualche modo da Kreperin perché era amico di Nislo, perché era un lavoro più remunerato da un lato ma anche stimolante dall'altro, inizia a applicare i protocolli di Kreperin anche a Francoforte, quindi passa le giornate a chiacchierare con Auguste e a prendere appunti di quello che dei suoi comportamenti. Auguste D usa termini stranissimi, usa tazziera o lattazza quando parla di tazze di latte, usa molto spesso risposte senza senso, generalmente comunque usa termini slegati dal contesto, ma che, attenzione, qui Alzheimer si incuriosisce, non erano disturbi linguistici legati o conosciuti nelle categorie dell'afasia. Quindi aveva problemi linguistici, ma non era afasica, si potrebbe dire. Alzheimer si incuriosisce, nel frattempo riesce a essere chiamato come sostituto per un periodo a Monaco, lascia Francoforte, continua a farsi dare informazioni sulla paziente. Nel 1906 Auguste Deter muore. Alzheimer, che ormai è a Monaco, si fa spedire il cervello. Si fa spedire il cervello in carrozza, in acqua, in un barattolo di vetro pieno d'acqua. L'avete visto Frankenstein Junior? Quando Igor entra e fa cascare il cervello di Delbruck e allora prende il cervello a binorme. Erano sotto acqua. È una citazione del tempo. Allora, il modo migliore per trasferire da un luogo all'altro gli organi, specialmente i cervelli, era in un recipiente pieno d'acqua, perché in carrozza le scosse si sentivano, le buche per le strade c'erano, l'unico modo per attutire il colpo in modo che l'organo arrivasse intatto dall'altra parte era il cervello. Qualcuno di voi potrebbe dire, ma di solito si vedono conservati sotto alcol. Sì, la conservazione, ma se tu devi osservare al microscopio un organo, hai bisogno che l'organo non sia bruciato, né alterato, né corroso, tra virgolette, da nessuna sostanza. Quindi mettere un cervello sotto alcol ti consente di mantenerlo più a lungo, ma alterato, perché l'alcol comunque altera, ossida e brucia i tessuti. Quindi arriva il cervello di Auguste Deter a Monaco e Alzheimer decide di affettarlo, detta brutale, e di osservare al microscopio questo cervello. Perché? Perché i sintomi che aveva in vita la paziente discordavano da quello che fino a quel momento era conosciuto. Quindi l'idea di fondo di Alzheimer è: ok, voglio seguire l'impostazione di Kreperin, prendo nota di tutto quello che la paziente fa, mi rendo conto che rispetto alla letteratura conosciuta mostra dei sintomi e una storia della malattia, una storia naturale della malattia, che discordano da quanto già inserito in diverse categorie. Ho il sospetto che ci sia qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo già visto, guardiamo nel cervello se si trova qualcosa. Questa è l'idea di fondo. Allora, ritorno agli altri che avevano collaborato a fare colorazioni prima. Nislo nel 1903 vince con una colorazione rossa il concorso di istologia di Kreperin. Camillo Golgi e Santiago Ramón y Cajal, anche loro vincono con due colorazioni differenti. Nel 1906, quando Alzheimer riceve il cervello di Auguste Deter, perché Auguste Deter era morta, nel 1906, 20 e 21 o 21 e 22 dicembre, questo è l'Alzheimer, non me lo ricordo, comunque in due giorni consecutivi Golgi e Cajal presentano le loro Nobel Lecture a Stoccolma, prenderanno tutte e due il Nobel, ma prenderanno tutte e due il Nobel sostenendo due ipotesi diametralmente opposte. Golgi sostiene che gli stimoli neurali si trasmettono tra neurone e neurone
per la natura stessa del neurone e per l'architettura, per la posizione dei neuroni, Cajal invece dice: no, 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 ci sono queste diramazioni. Ricordatevi che il primo neurone era stato osservato nel 1901, quindi qui siamo 5 anni dopo e con microscopi illuminati a candele, per capirsi, quindi ancora c'era tanta strada da fare. Cajal sostiene che i dendriti dei neuroni si pongono a distanza ravvicinata l'uno dall'altro perché è da lì che lo stimolo si scarica e quindi la connessione tra i neuroni è data dai dendriti. Niels nel 1903, anzi no, facciamola così, se oggi cercate neurone su Google Immagini trovate una cosa del genere, cioè molto esaustiva, molto specifica, è una sintesi di un secolo di conoscenze, questa. Si trovano tutte le varie fasi, tutte le varie parti del neurone, è molto informativa, cioè a livello informativo ha tanto questa immagine dentro di sé. Al di là che uno poi sappia la funzione di tutto, però a parte questo, cioè, ci sono tante informazioni. Nel 1903 Niels, che vince con la sua colorazione rossa, pubblica un libro, intanto discordandosi dalle lunghezze medie delle pubblicazioni, perché una pubblicazione scientifica al tempo erano 3, 4, 10 pagine. A Monaco dal 1897 si creano tutti gli anni degli annuari di 2000-2500 pagine, una cosa splendida. Ho provato per anni a catalogarli, ma è impossibile perché è un bagno di sangue da un punto di vista anche informatico, ma al tempo lo facevano e a mano si trovano questi lunghissimi volumi in A3 dove si trova anno per anno ogni singolo medico di ogni singola disciplina, compresa la psichiatria, con tutti i titoli degli articoli che ha scritto, gli argomenti che ha trattato e subito di seguito l'elenco dettagliato di quale altro autore lo ha citato, confermando, criticando o rifiutando la sua ipotesi, in quale pubblicazione e via via di seguito. Quindi io scrivo una cosa, Paolucci la critica proponendo una visione alternativa e vedete in quale rivista, in quale numero e poi vedete anche, che ne so, la professoressa Campaner, cosa ha salvato, diciamo così. Della teoria di Paolucci, della teoria di Borri rispetto a quello, in quale numero e così via, tutta la rete anno per anno. Quindi le pubblicazioni scientifiche in un contesto del genere erano X ha scritto questo, confermato su 3 casi, un caso contrario, ho fatto questa controprova, non è accettabile in questo contesto. Fine della pubblicazione, poco più, nel senso. Non erano lunghi i testi. Niels, comunque, nel 1903 vince con la colorazione rossa e scrive La teoria del neurone, un libro di più di 400 pagine, un malloppone. Questo è il massimo dell'informazione che circolava a Monaco nel 1903. Pensate rispetto all'immagine precedente di oggi. Questo è con la colorazione rossa, tra l'altro, vedete che Acchina colorava in rosso quello che la sua colorazione permetteva di vedere, cioè i limiti all'atto pratico dei dendriti. Questo è il massimo dell'informazione accessibile agli addetti ai lavori al tempo. L'idea di fondo di Niels nel 1903 è molto sottile. Niels dice: va bene, stiamo guardando i neuroni a vederli bene o male hanno sempre la stessa forma, cioè un nucleo. Poi ci sono delle diramazioni che finiscono in maniera sempre più sottile. Possibile alla luce di quello che sappiamo oggi, cioè che i neuroni determinano e permettono funzioni diverse, che a vederli siano sempre uguali? Se ogni singola cella è uguale, come fa a permettere una funzione o un'altra? Questo è il problema metafisico, tra virgolette, di Niels. Niels risponde, si dà una risposta. La determinazione, o meglio, la vis activa di ogni singolo neurone è determinata dal citoplasma del neurone stesso, cioè dal liquido all'interno del nucleo della cellula. Bisogna osservare dentro il citoplasma se si vuole capire a che cosa serve quel neurone. Quindi, da un certo punto di vista, sembra seguire l'idea di Golgi, cioè non importano i dendriti e la conformazione dei dendriti per capire la connessione tra neuroni. Dall'altra,
La cosa curiosa è che Golgi rifiuta completamente la teoria del citoplasma di Nissl, e invece Cajal, che invece poi sviluppa la teoria dei dendriti, la sposa in pieno. Ma chi altro sposa in pieno l'idea della ricerca all'interno del citoplasma? Alzheimer. Alzheimer, quando affetta nel 1906 il cervello di Auguste Deter, usa le tecniche istologiche del tempo per colorare il citoplasma dei neuroni del cervello di Auguste, convinto che la differenza, come diceva e sosteneva il suo amico Nissl, ma contro Golgi, e questo contro Golgi dopo servirà, la differenza e la risposta a che cos'è che ha creato questa alterazione linguistica, che però non è afasia, nel cervello di Auguste Deter, si troverà osservando il citoplasma. E incredibilmente ci becca. Cioè, allora, se questo è un disegno a china del 1903 fatto da Nissl e pubblicato, questi sono gli appunti su fogli sparsi di Alzheimer quando osservava nel microscopio. Cioè, Alzheimer osservava nel microscopio e dipingeva d'acquerello quello che vedeva. Di fondo, che cosa si vede? Si vede questo neurone centrale, quello più grosso, che sta sputacchiando cose fuori da un certo punto di vista. Allora, questo schema è impressionante. Che cosa vede Alzheimer? O meglio, cosa descrive? Alzheimer descrive, colorando il citoplasma, cercando nel citoplasma, un processo di disfacimento cellulare. Cioè, Alzheimer, colorando il citoplasma, vede che ci sono delle cose all'interno del nucleo che si raggruppano, si raggomitolano tra di loro, creano dei veri e propri gomitoli, drusen, che sono nella figura accanto quelle palline laterali, che, arrivate a un certo numero di grandezza o di densità, creano un'esplosione del neurone. Cioè, il neurone, tipo gavettone, per capirsi, esplode nel tentativo di espellere questi gomitoli. Esplodendo muore. Quindi la morte del neurone è dovuta a questi gomitoli che si trovano e si vedono solo colorando il citoplasma. 1906. Nel 1911 scoprono che quegli oggetti si chiamano proteine e che stavano dentro le cellule. A quel tempo no, quindi erano degli oggetti all'interno del cervello. Però l'idea di osservare il citoplasma è corretta. Un dubbio da un punto di vista metodologico ed epistemologico. Alzheimer ha descritto un processo che ha un inizio, la formazione di pezzettini nel citoplasma. Oggi si sa che sono proteine beta-amiloidi, per capirsi. Un passo successivo, cioè il conglomerarsi sempre più grande, creando massa critica maggiore di queste proteine. E poi la risposta del neurone che per espellerle purtroppo esplode. In un cervello morto ha descritto un processo attivo e fisico, quindi è un'illazione, è un'intuizione, è una sintesi legata un po' a una teoria che non era ancora ben chiara o ha visto neuroni in fase successiva. Purtroppo dal 1906 i vetrini di Alzheimer che Alzheimer ha usato sono spariti. La cosa interessante è che cioè è stata divertente quando, e che piaceva tanto a Rossi, cioè l'idea di ma che cavolo ha visto Alzheimer, di che cosa ha parlato e perché poi non hanno continuato a parlarne. Così faccio un attimo un salto temporale, ma poi ci ritorno. È che Alzheimer vede questi neuroni, usando la colorazione di Nissl, con questo microscopio che vedete. Questo microscopio che vedete, eccolo qui. È un microscopio fatto dalla Zeiss, che già al tempo c'era, costosissimo, roba spaventosa per i tempi, ma che Kraepelin compra a Nissl per fare ricerca. Era il top della tecnologia microscopistica del tempo. Questo microscopio, fammi vedere giusto se mantengo questa sequenza o vado avanti di due slide e poi torno su questa. Intanto fino a qui ci siamo, tutto a posto. Avete dei dubbi o delle domande? Vado avanti. Allora,
i vetrini dove Alzheimer aveva catalogato tutte le sezioni del cervello di Auguste, eccetera, eccetera, vengono posti in archivio, perché Alzheimer nel 1907 presenta questo caso dicendo sì, vabbè, c'è stata una paziente, è morta, fa tutta una lista delle varie pubblicazioni, delle varie colorazioni che aveva usato, perché qual è il dubbio iniziale di Alzheimer? Vedo questi aggeggini che fanno esplodere i neuroni, non sarà che magari sbaglio io usando troppo argento nelle colorazioni, nei liquidi di contrasto, perché quasi tutte le colorazioni a quel tempo come liquido di contrasto avevano una base argentica e l'argento ossida il tessuto. Quindi il primo dubbio d'Alzheimer è: vedo neuroni che esplodono perché li sto bruciando con la colorazione. Passa in rassegna tutte le altre tecniche di colorazione del tempo, le stabilizza, le corregge, eccetera, eccetera, niente, conferma quello che aveva visto. I vetrini poi spariscono e riappariranno un po' dopo nel tempo, ma qui ci arriviamo dopo. Quindi nel 1906 la comunica a un convegno dicendo: ma c'era questa paziente, aveva dei sintomi strani, è morta, ho osservato sul cervello determinate cose, ho visto dei gomitoli fibrillari che quando diventavano grandi per spessore e densità determinavano la morte del neurone per esplosione. Nessuno commenta niente, fondamentalmente per due motivi. Uno, perché era Alzheimer e quindi già al tempo lavorava nella clinica con i migliori mezzi tecnologici a disposizione, quindi se ti diceva di aver visto qualcosa probabilmente l'aveva visto. Secondo, era difficilmente riproducibile per lo stesso motivo, cioè non avendo gli stessi mezzi. Terzo, ormai era prassi comune per via del fatto che Kraepelin aveva ormai standardizzato una buona parte delle forme di demenza, prendere per scontato che quello che vedevi nella clinica di Monaco era una conferma ulteriore di quello che Kraepelin proponeva come modello e metodo. Quindi nessuno si mette a discutere. Per di più, nella stanza accanto c'erano Jung e Freud, stavano discutendo, quindi tutti si spostano in altri contesti come discussione. Nel 1907 però Nissl chiede al collega Alzheimer, penso sarà successo anche a qualcuno di voi ogni tanto, la rivista Langue di articoli, per favore scrivici qualcosa, perché non scrivi l'articolo su Auguste Deter, così almeno abbiamo qualche pagina in più. E Alzheimer lo pubblica a quel punto. Lo pubblica in due pagine e mezzo, e descrivendo quello che vi ho detto, quindi che la paziente era arrivata, sbagliava termini, l'analisi autoptica ha mostrato delle fibrille, eccetera, eccetera. Informa anche lì che ha usato delle colorazioni, tra cui quella di Bilschowski, che era un medico, uno psichiatra russo, che lavorava al Burghölz di Zurigo, ma è un'altra storia questa, eccetera, eccetera. E quindi dice: alla fine ho descritto questi neuroni che esplodono in maniera diversa da quello che abbiamo visto fino ad ora, e conclude così il caso clinico. Con queste premesse, cioè la paziente che aveva problemi linguistici diversi da quelli conosciuti e questi neuroni che esplodevano, che si osservavano esplosi, con queste premesse è evidente che ci stiamo trovando di fronte ad un processo di malattia ben poco conosciuto. E vabbè, fin qui. In anni recenti questi particolari processi di malattia sono stati notati in gran numero. Primo problema, di che cosa sta parlando qui? Nella cultura psichiatrica, ma in particolare tedesca, di inizi Novecento, anche per quello che vi dicevo prima, perché la rete della comunicazione intrascientifica di quell'ambito di ricerca era già tutta palesata nei vari volumi che catalogavano tutte le citazioni di tutti, nei confronti di tutti i colleghi, non si usavano le note a piedi pagina, per capirsi. Quindi in anni recenti questi particolari processi di malattia sono stati notati in gran numero, non si sa di che si parla, o meglio, non si sa a che cosa si riferisse. Neanche nei carteggi ha mai fatto riferimento a questo. Questo fatto deve essere di stimolo per proseguire gli studi e le analisi di questa particolare malattia. Non dobbiamo accontentarci di collocarla a forza nel gruppo esistente delle malattie ben conosciute. Qui entra in parte Alzheimer in conflitto con Kraepelin. Cioè Alzheimer qui sta dicendo: attenzione, non è che bastano le macrocategorie che ha già catalogato e definito Kraepelin fino a questo momento per
perché tutto quello che si osserva ci finisca dentro. È probabile che ci siano casi diversi che ancora sfuggono all'elenco e alle categorie già create. In quegli anni, 1906-1907, c'era un'altra persona nella clinica che lavorava con Alzheimer, Carl Jaspers. E Jaspers in quegli anni, a parte, stava finendo la sua tesi, Psicopatologia generale, un saggio bellissimo di filosofia. Jaspers dialogava tutte le sere su Kant con Alzheimer. Quindi Jaspers aveva quest'idea del fatto che l'etichetta, etichettare i soggetti, determinavano una specie di perdita della personalità, dell'individualità del paziente. Quindi Alzheimer, in parte perché stava collaborando con Jaspers, in parte perché gli sembrava un po' troppo rigido l'impostazione di Kraepelin, anche qui manifesta questo: non dobbiamo accontentarci di collocarla a forza nel gruppo esistente delle malattie ben conosciute. È chiaro che esistono molte altre malattie psichiche rispetto a quelle indicate dai libri di testo. Un libro di testo c'era, il manuale di Kraepelin, tutto il mondo usava quello. In molti di questi casi deve essere effettuato un ulteriore esame istologico, e qui Alzheimer professionista gioca per sé, al fine di determinare le caratteristiche di ogni singolo caso. E questa conclusione, poi ci ritorno per l'attualità della cosa, dobbiamo raggiungere uno stadio in cui i vasti gruppi delle malattie ben note, le categorie di Kraepelin, le macro categorie di Kraepelin, siano suddivisi in più sottogruppi, ognuno con le proprie caratteristiche cliniche e anatomiche. Alla fine Alzheimer in un carteggio arriverà a sostenere un caso, una patologia. Quindi si sgancia dalla macro categorizzazione di Kraepelin. 1907 pubblica sulla sua rivista insieme a Nissl, è curata insieme a Nissl, questo articolo. Nel 1910, fuochi d'artificio, Kraepelin pubblica l'ottava edizione del suo manuale, per la prima volta inserisce una prefazione e nella prefazione dice: con particolare soddisfazione devo registrare il sostegno sempre presente del mio fedele collaboratore di lunga data, il professor Alzheimer, il quale mi ha messo nella condizione di poter inserire nel testo e nelle immagini della mia esposizione risultati attendibili di anatomia patologica utili per la clinica. Allora, che cosa si vede qua? Kraepelin ha iniziato tutta la sua elaborazione teorica per rendere scientifica la psichiatria clinica. Ha elaborato un metodo teorico di raccolta dati per arrivare a confermare, secondo questo metodo, delle malattie e a creare categorie specifiche. Che cosa mancava ancora? Una prova reale e concreta. Alzheimer, quando inizia a lavorare usando il metodo di Kraepelin per cercarsi un posto di lavoro, fondamentalmente sposa la teoria di Kraepelin. Nel 1910, anche se Alzheimer era dubbioso, Kraepelin usa Alzheimer. Ce l'avete presente il ciclone, quando Pieraccioni trova Ceccherini nella bara con la scritta "Dio c'è, ora c'ho le prove"? Ecco, qui Kraepelin cosa dice? La teoria funziona, ecco la conferma nella pratica. La mia teoria funziona e Alzheimer, seguendo il mio modello, ha trovato nella pratica una prova. Abbiamo un evidence e quindi a questo punto torna tutto, funziona tutto. E nel 1910, nel manuale che tutto il mondo veniva letto, per la prima volta appare il termine Alzheimerische Krankheit. Quindi per la prima volta nel 1910 Kraepelin, il direttore della clinica, dice: esiste una nuova malattia, si chiama malattia di Alzheimer e è stata trovata perché la mia teoria ha portato Alzheimer a trovare qualcosa seguendo il mio modello teorico. La teoria funziona, la prassi conferma. Alzheimer dal 1907 aveva abbandonato le ricerche sulla malattia di Alzheimer, si direbbe oggi, su questi casi. C'erano altri collaboratori, oltre a Jaspers, Ramonica Hall e Golgi, che passavano dalla clinica. Alcuni ci sono rimasti a lungo. Tra questi, tre italiani: Umberto Sarteschi, Francesco Bonfiglio e Gaetano Perusini. A Bonfiglio e Perusini, che erano i due ricercatori
assistenti quasi di Alzheimer. Alzheimer dal 1907 passa a casi simili dicendo: boh, vedete se anche qui trovate le stesse cose, a me non interessa. E non gli interessava fondamentalmente per due motivi. Primo, perché la sfida del tempo era trovare la risposta alla sifilide. Quindi non era comunque sifilide o qualcosa che avesse a che fare con la sifilide, quello che avevo osservato, quindi non è che lo interessasse più di tanto. Secondo, non era mai stato convinto fosse una nuova malattia. Detto questo, dal 1910 gli tocca fare i conti col fatto che ormai esiste una malattia che porta il suo nome. Anche se poi ha sofferto di Alzheimer la malattia, ora vi dico perché. Allora, fino al 1911 Bonfiglio e Perusini lavorano su casi simili. Ne presentano altri. Perusini in particolare conferma e scopre il fatto che l'Alzheimer non è l'arteriosclerosi, sono due cose separate, però da qui iniziano a complicarsi le cose. Allora, Kraepelin è il punto di riferimento della psichiatria europea. L'unico concorrente, tra virgolette, di Kraepelin era Pick a Praga. Allora, in quegli anni si iniziava a prendere la macchina fotografica, a avvitarla brutalmente sui microscopi e provare a fare delle fotografie. La luce, l'illuminazione, le lenti e la definizione delle lastre non ti portavano ad avere delle fotografie molto, molto, molto dettagliate, però un qualche cosina di grossolano si poteva osservare e abbozzare. Allora, Pick, qualche anno prima di Alzheimer, aveva descritto delle placche senili, che oggi sono una delle cause dell'arteriosclerosi. Nel 1911 Perusini dice: l'arteriosclerosi è un processo, la morte dei neuroni per questi gomitoli è un'altra cosa, Alzheimer descrive una cosa diversa dalle placche senili. Pick controribatte dicendo: no, no, guardiamo le foto, se si guarda le foto e si vedono solo delle chiazze scure senza definizione, sono tutte e due placche, quindi Alzheimer mi ha rubato l'idea. La malattia d'Alzheimer non esiste, sono placche senili, ma i tedeschi si sono impossessati di una mia scoperta. Perusini continua a lavorare con Alzheimer, però allo scoppio del conflitto torna come volontario in Italia, fa il volontario, guida l'ambulanza e muore sotto un bombardamento, quindi niente, abbiamo perso Perusini. Alzheimer rimane in Germania filo tedesco e inizia a darsi alla propaganda filo tedesco, ma muore anche lui a Natale del 15 di streptococco, preso in treno. C'erano altri collaboratori insieme a Bonfiglio, che si mette a lavorare su tutt'altro e non è molto interessato. Un altro collaboratore, anzi altri due, Sarteschi, che avevo detto prima, pubblica fino al 1913 altri articoli in cui, proprio dai titoli splendidi, tipo ancora un caso di malattia di Alzheimer, ancora cinque casi della malattia di Alzheimer, su di un nuovo caso della malattia di Alzheimer. Cioè Sarteschi si pone il problema di confermare la malattia del maestro e lo fa in articoli splendidi in cui, utili anche da un punto di vista storico, riprende e cita anche tutta la letteratura internazionale. Allora, dai testi di Sarteschi cosa si scopre? Uno, che gli inglesi cercano la stessa cosa, cioè cercano di confermare la malattia di Alzheimer, ma non hanno gli stessi microscopi, hanno dei microscopi molto inferiori, quindi riproducono le osservazioni in casi simili, non riescono a vederlo e quindi dicono: non si vede, non esiste. I francesi hanno microscopi molto simili, ma hanno altre colorazioni. Siamo quasi all'inizio di una guerra, le basi delle colorazioni erano a base argentiche, che costavano tanto. Banalmente usavano il blu Nilo invece del blu di toluidina. Che differenza c'è? Fondamentalmente niente, se non il fatto che quello di toluidina costa di più, era quello usato da Alzheimer, l'altro era un blu meno costoso, ma quel meno costoso determinava una concentrazione minore di argento, non vedevi per contrasto quello che Alzheimer aveva visto. Quindi anche i francesi negano di vedere quello che aveva visto Alzheimer. Per di più, i francesi vedono le placche di Pick, quindi si legano a Pick e quindi all'idea che Alzheimer avesse fregato la cosa. Ma c'era un altro attore in questa storia, in quegli anni, che se ne stava a Monaco, amico di Sarteschi, avevano studiato insieme a Pisa, erano andati su prima
questa persona di cui ora vi dico il nome perché di sicuro lo conoscerete, suppongo, e poi anche Sarteschi, chiamato dall'amico, vanno su, questo soggetto pubblica un saggio di 20 pagine sulla psichiatria e le colorazioni istologiche del tempo a, subito poco dopo che Alzheimer era arrivato a Monaco, e Alzheimer si prende la briga di pubblicare 47 pagine contro questo soggetto dicendo non sa fare l'istologo, non sa colorare, ha sbagliato tutto. L'articolo si chiama Die Diagnostiche Schwierigkeiten in der Psychiatrie, cioè sulle difficoltà diagnostiche in psichiatria, cioè critica questo soggetto dicendo non solo che non sa fare le colorazioni e osserva male al microscopio, ma per di più di teoria non ne sa così tanto da poter elaborare riflessioni. Sfortuna per Alzheimer, ha voluto che questo soggetto, che si chiamava Ugo Cerletti, vedendosi chiuse le porte della psichiatria istologica in Germania e spinto anche a tornare in Italia da Golgi, che si era schierato contro la colorazione di Nissl e contro la teoria del neurone, torna in Italia, inventa l'elettroshock, diventa famoso in tutto il mondo con l'elettroshock, prende la prima cattedra di psichiatria in Italia sull'elettroshock, e da lì dice, quando Perusini, il suo amico, muore. Alzheimer ha rubato tutte le ricerche a Perusini, se ne è appropriato, Perusini non faceva niente se non lavorare per Alzheimer, invece nella realtà Perusini ha scoperto la malattia di Alzheimer e quindi si dovrebbe cambiare nome. In Italia, fino alla fine del fascismo, si chiamerà MAP, malattia di Alzheimer Perusini. Quindi Alzheimer sparisce. Vuoi perché la riproducibilità della sua osservazione non trova gli stessi strumenti, quindi si perde. Sparisce perché muore prematuramente, quindi non ha continuato una carriera in cui avrebbe potuto eventualmente rispondere o meno. Muore perché tutte le pubblicazioni fatte dagli italiani in quel periodo nella clinica di Monaco, ironia della sorte, non venivano lette. Sembra attuale il fatto che se pubblichi in italiano ti leggono meno che se pubblichi in un'altra lingua, ma anche al tempo funzionava così. Quindi non solo non vengono lette le conferme di Sarteschi e i carteggi dove Perusini scrive Alzheimer, che lo ringrazia di avergli dato quei casi, quindi la teoria di Cerletti si crolla rapidamente. Cerletti poi avrà un ruolo anche durante la Seconda Guerra Mondiale, perché diventa ufficiale, se ne sta a Nettuno a creare soluzioni chimiche per rallentare l'esplosione delle pallottolone che sparavano con i cannoni. Quindi non va un giorno in guerra, ma fa lo scienziato di guerra. Cerletti tra l'altro diventa famoso, oltre per l'elettroshock, anche per aver inventato la tuta bianca mimetica per la neve durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi Cerletti era un nome grosso, ecco, in Italia. Se Cerletti ti dice che un morto tedesco, quindi anche da un'altra parte, era contrario a rubato qualcosa agli italiani, purtroppo è girata così, da un certo punto di vista. Sono dinamiche di potere, come quella di Kraepelin, che decide che esiste questa malattia. Questa malattia, Kraepelin decide che esiste, qualche anno dopo un allievo di Kraepelin scappa in America, chiede a Kraepelin l'autorizzazione a tradurre l'ottava edizione del manuale in inglese, viene tradotta in inglese, ma essendo lui svizzero-tedesco, qualche errore di traduzione qua e là lo fa. Allora che cosa si ha all'atto pratico? Si ha che negli anni 40 in America esce la traduzione del manuale di Kraepelin, dove malattia di Alzheimer uguale problemi di memoria prima dei 50 anni, quindi da lì nasce l'idea che la malattia di Alzheimer riguarda un problema della memoria. Né nella cartella clinica di Alzheimer né negli studi successivi la memoria era un problema determinante o che definiva la malattia di Alzheimer o malattia di Alzheimer-Perusini. Errore di traduzione, malattia di Alzheimer uguale problemi di memoria prima dei 50 anni. Sapete che cos'è il DSM, il manuale diagnostico e statistico delle malattie mentali? È il punto di riferimento della psichiatria americana, ma anche ormai diciamo quasi mondiale. Ci sono tre tipologie di DSM: quello che potete comprare senza essere un medico, dove c'è solo l'elenco delle patologie e poche descrizioni, quello più approfondito e quello per i medici di settore, che possono anche trovarci
i farmaci, almeno prima funzionava così. L'idea di fondo però qual è? Che il DSM ha un insieme di etichette che ti riportano a una patologia o l'altra. Se voi prendete la prima edizione del DSM, uscita intorno alla metà degli anni 50, e prendete l'ottava edizione del manuale di Emil Kraepelin, le patologie sono le stesse. Cioè, quando Kraepelin, il suo manuale, viene tradotto in inglese, quello in automatico diventa poi la struttura del DSM. E anche lì c'è Alzheimer e problema di memoria, quindi si ritrova questo discorso. Allora, in più succede un'altra cosa, quindi abbiamo visto che sparisce Matteo, la possibilità... Se ti interrompo, sì. Sì. Solo per dirti che hai già parlato un'ora e dieci, quindi... Sì, ho le ultime sei slide dopo questo no, che portano alla riflessione era finale. Era solo per avvisarti, insomma... Sì, ditemi voi, cioè io pensavo di finire alle 4:30 buttando delle no, idee. No, ma vai pure avanti, era per dirtelo perché avevi detto che stavi, ma sì, non è che fretta. Mi sono fatto dire, prendere un po' la mano. Comunque vado veloce. Allora, sparisce anche il caso clinico di Alzheimer, quello che pubblica nel 1907. Sparisce e riappare dal 1908, riappare nel 2001. Finisce in uno scatolone nello scantinato della clinica di Monaco, che poi finisce nell'archivio del Max Planck a Berlino, poi finisce per un periodo di nuovo a Monaco, poi un giapponese si trasferisce per un anno a Berlino per cercare degli scatoloni con del materiale di archivio a Berlino, ritrova uno scatolone con la scritta Alzheimer, ci ritrova il caso clinico e i vetrini. Quindi dal 1910, diciamo così, si parla di malattia di Alzheimer perché si legge sul manuale di Kraepelin, si legge la traduzione errata, dove viene associata fortemente anche la mancanza di memoria, ma si ritrova nel 2001 che cosa aveva detto veramente Alzheimer. Quindi la domanda che poi, quando è fuori tutta questa roba, mi portò a fare ricerche su questo e che piaceva molto a Rossi è: ma di che si è parlato per un secolo praticamente, se non c'era niente su cui parlare all'atto pratico? Questo è uno dei problemi. Tuttavia se ne è parlato e se ne è parlato tanto, specialmente a partire dagli anni 90. Perché? Perché il cambiamento e la creazione, tra virgolette, della malattia di Alzheimer, quella moderna, cioè quella di cui parliamo oggi, non è venuto dai testi e dai casi clinici, ma è venuto nell'85 da una posizione politica americana, cioè Ronald Reagan viene sponsorizzato nella sua campagna presidenziale dal National Institute of Aging. Ha una sponsorizzazione forte, diventa presidente e cosa dà in cambio? Allora, se vi ricordate, a partire dagli anni 80 si inizia a dire che si vive più a lungo, è cambiato il lifespan, la durata della vita è aumentata. Viviamo più a lungo, si invecchia più tardi. Questo permette al National Institute of Aging di avere una fortissima sovvenzione nella ricerca per tutte quelle forme di demenza presenile a quel tempo ancora sconosciute. Quindi, da una manciata di casi, poco meno di 15, iperspecialistici e, come abbiamo visto, quasi mai letti e citati nei primi anni del Novecento, a partire dall'86 la malattia di Alzheimer diventa la terza causa di morte per demenza nel mondo. Dal nulla. Di che cosa si parlava? Si parla dei finanziamenti dei programmi di ricerca che a partire dagli anni 90 determinano come ricercare la malattia di Alzheimer per capire che cos'è. E allora, qui vado velocemente, ve le invento tutte, così poi vi faccio vedere solo il saliscendi delle varie tipologie. Allora, dal 94 si inizia a trattare proprio come programma di ricerca, quindi prima avevamo visto le tradizioni di ricerca. Ora si parla di programma di ricerca, altro concetto caro agli storici della scienza. Si parte dal 94 e poi si continua fino al 96 parlando di proteine beta-amiloidi, le proteine che Alzheimer aveva visto, l'ipotesi della beta-amiloide rimane sempre, però in quegli anni l'accento è puntato sul ruolo della beta-amiloide. Poi si parla a fasi alterne di research design, cioè per comprendere la malattia di Alzheimer, per affrontare la malattia di Alzheimer, su questo affrontare ora ci ritorno velocemente,
Per affrontare la malattia di Alzheimer bisogna fare progetti, progetti a livello anche nazionali. Iniziano a fine anni 90, all'inizio del 2000, a crearsi i piani nazionali di demenza o i piani nazionali di Alzheimer. La Germania si articola in Länder, quindi ne fa molti e diversi, la Francia e l'Italia sono i primi a attivarli. Pensate solo che è una battuta, ma anche un dato di fatto. Reagan determina la crescita e la nascita dell'attenzione mondiale verso la malattia di Alzheimer nella seconda candidatura di Obama. Obama nel programma di governo dice: sconfiggeremo in 15 anni l'Alzheimer, e crea il National Dementia Plan come campagna elettorale nel secondo mandato. Quindi si riparte di research design. E però usa il termine sconfiggere dal 1955, dal primo DSM all'ultimo DSM che è uscito 2 anni fa, con ritardo. Perché ritardo? Perché il dubbio era se togliere o no la voce malattia di Alzheimer, visto che ancora oggi pare non esistere, pare, ora poi arrivo alla fine. Tutti i DSM usano un lessico militare rispetto alla malattia di Alzheimer. Scovare e distruggere la malattia, stanare il morbo e abbatterlo. Si creano task force ministeriali e nazionali per sterminare la patologia. È proprio una posizione quasi filmica, se si vuole, di arriva l'esercito dei buoni e stravolge tutto. La malattia d'Alzheimer è sempre stata vista da un punto di vista linguistico come una malattia da debellare pesantemente, da un punto di vista di prassi nazionali e mediche. Quindi research design, dicevo, si alternano anche l'idea dei modelli, quindi si ritorna in casi prospettici, in studi neurologici o in analisi di coorti, eccetera, eccetera. Cioè tutto questo ci deve solo far vedere che la questione poi di fondo è sempre age distribution e aging society, quello è il problema di fondo. La questione in generale di questi trend è il fatto che a fasi alterne si è provato e riprovato strategie similari per vedere se col migliorare delle conoscenze o delle acquisizioni farmacologiche, sebbene di farmaci nuovi, 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 sia da un po' che non ne esce niente sull'Alzheimer, si poteva impostare in modo diverso, trovare una soluzione, un approccio diverso a definire e a curare la malattia. Ma quanti Alzheimer ci sono? Questa domanda venne fuori una volta quando stavo all'Università di Ginevra, presentai la storia proprio ancora più testuale a neurologia e poi il capo neurologia di Ginevra fece questa battuta che mi è rimasta in testa. Disse: ok, allora adesso abbiamo visto l'Alzheimer di Borri, adesso parliamo dell'Alzheimer dei medici, cioè non solo che i medici ignorano tutta la parte storica per un insieme di fattori che adesso qui non tiriamo fuori, ma quando si parla di Alzheimer in ambito medico, non si parla dello stesso Alzheimer di quando si tratta in ambito scienze umane, narrativo, eccetera, eccetera. Diciamo umanistico, dove umanistico si contrappone all'ambito clinico, solo per quello. E da qui allora ho fatto un'analisi che oggi vi propongo. Cioè, da un lato abbiamo la trattatistica medica, vado veloce con le slide, che come vedete ha dei picchi non indifferenti, poi ora vi do anche i valori precisi. Dall'altra abbiamo tutta la trattatistica legata alla narrativa della malattia di Alzheimer. Penso a Bologna, alle poesie di Alberto Bertoni, ma anche ai romanzi in cui si parla esplicitamente di malattia di Alzheimer. Ora, se si osserva tutto questo, il numero sopra e il numero sotto di pubblicazioni, vi dico solo che tra il 92 e il 2019 siamo a 120.000 e rotte unità di pubblicazioni scientifiche in ambito medico e non arriviamo a 70 sui romanzi dell'Alzheimer, quindi lo 0,05% di proporzione. Pubblicazioni positive. Sapete cos'è una pubblicazione positiva? Una pubblicazione positiva è quando nel titolo dell'articolo o del libro c'è la parola e si sta cercando. Quindi questo 120.000 e rotti sono le pubblicazioni dove nel titolo appare la parola Alzheimer, non pubblicazioni dove si parla di Alzheimer nel contenuto, ma non nel titolo, se no i numeri sarebbero molto più alti. Stessa cosa per le pubblicazioni letterarie. Allora, in tutto questo, se vedete i due picchi suddivisi negli stessi anni, i picchi non sono gli stessi. Per
perché l'interesse letterario è una cosa, la ricerca scientifica logicamente ha altri criteri, altre priorità anche legate ai piani nazionali e quindi cambia. Tuttavia, al di là di questi picchi, la costante è quando si fa la ricerca, non positiva a questo punto, ma negativa, cioè all'interno dei testi, della questione del vissuto privato. E qui vi do l'ultima suggestione, che è questa qua. Cioè, sia che si tratti di ambito medico, pubblicazioni scientifiche e mediche, sia che si tratti di narrativa o di film, emergono sempre gli stessi temi, bene o male, quando si trova la sovrapposizione dei picchi. E i temi sono la questione del self, cioè chi è il malato d'Alzheimer, è lo stesso soggetto di prima o no? La questione della regressione, non è più la stessa persona di prima, sta perdendo colpi, è sempre più, concedetemelo brutalmente, rincoglionito. È un problema, si comporta come un bambino, c'è tutta la questione della regressione, la troviamo tanto nell'ambito scientifico quanto nell'ambito narrativo. La questione della cura, che è legata anche a quella del self, chi è il malato d'Alzheimer? Non è più autosufficiente. Da un punto di vista di bioetica si potrebbe dire che è un paziente morale, cioè ha bisogno di qualcun altro. Da un punto di vista pratico ha bisogno del badante, ha bisogno del soggetto che lo accudisca, gli dia da mangiare, stia attento che non faccia cose stupide o che si faccia del male in casa, ma anche più duramente ha bisogno del familiare che, narrando chi era questa persona, continui a confermare un soggetto che da solo non si riconoscerebbe più. E allora qui parte poi anche il problema della memoria. Perde la memoria il malato d'Alzheimer, ma ha bisogno della memoria dell'altro, cioè nostra, per mantenere vivo l'identità e quindi la questione del self, che più non è però la stessa di prima. Quindi la memoria di chi assiste il malato d'Alzheimer è la memoria persa del malato d'Alzheimer. Attenzione, la malattia di Alzheimer è una malattia snob, nel senso che da un lato il decadimento cognitivo, quindi la regressione, tutte le fasi in cervelli più allenati dura di più, quindi se a parità di stadio, diciamo ce ne sono 5 di stadi, se al secondo stadio un soggetto, lo dico brutalmente ma per fare un esempio esasperato ma per capirsi, dal secondo al terzo stadio, dal secondo al quinto stadio, un analfabeta o un premio Nobel avranno tempi di perdita delle funzioni molto differenti. Quindi da un lato la malattia di Alzheimer da un punto di vista cognitivo e neurale è molto snob, e banalmente se si ritorna a quello che aveva detto Alzheimer, esplodono dei neuroni, più reti hai più ce ne vuole a far cascare il tutto, meno reti hai prima crolla il tutto. Dall'altro è una malattia terribile per la famiglia, perché chi è malato d'Alzheimer dal momento in cui non si rende più conto di come si è ridotto vive in un mondo parallelo. Il problema più grosso è la tragedia del familiare che si vede dire dal genitore lei chi è, per esempio, quindi è una sofferenza, e anche questo porta di nuovo alla definizione del self e al problema del mantenimento della memoria. La paura di averlo o meno, tutta la questione del test, se lo fai puoi saperlo, ma se lo fai per saperlo potresti rischiare di più poi di averlo veramente, eccetera eccetera, la paura di che cosa può capitare a un tuo caro se tu lo avessi, eccetera eccetera, tutti questi più in letteratura che in medicina trovano una dimensione cairologica, dove cairologico, kairos, fondamentalmente è la rappresentazione o l'intuizione, ma diciamo più la rappresentazione in questo caso, delle modalità con cui i singoli eventi si susseguono e sono in rapporto l'uno con l'altro. Quindi, cioè, il senso che noi diamo ai 5 step precedenti, ai 5 contenuti precedenti, ai 5 temi precedenti che si ritrovano più in narrativa, ma anche in sintesi nella trattatistica medica, dipendono molto da quando li interpreti, come li interpreti e in quale contesto li inserisci. Allora, ritorno alla fine. È chiaro che esistono, diceva Alzheimer, per tornare all'inizio, finisco tornando all'inizio, che esistono molte altre malattie psichiche rispetto a quelle indicate dai libri di testo. Dobbiamo raggiungere uno stadio in cui i vasti gruppi delle malattie ben note siano suddivisi in più sottogruppi, ognuno con le proprie caratteristiche cliniche e anatomiche. Quindi la domanda oggi, facendo un'analisi tra
il malato di Alzheimer, quanti Alzheimer ci sono? Quante malattie di Alzheimer ci sono? Il malato di Alzheimer trattato in ambito medico ha bisogno di una narrativa, di una descrizione, di termini e di criteri di un certo tipo, linguistici, di segni di un certo tipo. Il malato, quando viene narrato all'interno di una poesia, di un romanzo, di un film, è un qualche cosa di diverso. Tuttavia, e concludo con questo, due cose. Uno, molti aspetti sono gli stessi, si sovrappongono, ma soprattutto si sovrappone il quid. Il malato di Alzheimer per il medico e nel romanzo e nel film sempre uno è. Quindi ci sono probabilmente più modalità di descrizione, etichettatura, categorizzazione del paziente, ma all'atto pratico sempre dello stesso, della stessa Auguste si parla, ecco, da un certo punto di vista. Mi fermo qui. Bene, grazie Matteo, molto, molto avvincente tutta questa storia. E vedo che ci sono già delle domande sulla chat da parte però sempre di Marco Menighelli. E a questo punto forse Marco conviene che intervieni direttamente, così poni. Sì, fai... sì. Ok. Allora, eccomi qua. Buonasera a tutti, salve. Professor Marmo, professor Paolucci. Matteo Borri, professor Borri, Matteo Borri, molto Matteo. Interessante questa ricostruzione anche particolarmente dettagliata, diciamo, della genesi, della scoperta della malattia di Alzheimer. Mi sembra che rispetto a Kraepelin avesse una teoria, una metafisica influente, potremmo dire, no? Una sorta di teoria metafisica influente, che poi sperimentalmente, un po' in fisica teorica e fisica sperimentale, in qualche modo è stata corroborata e verificata e appunto confermata dalle ricerche così colorate, tra virgolette, di Alzheimer. Esatto. Vabbè, tante cose, tanti stimoli. Tra l'altro, lo stesso parlava di Kant e l'ornitorinco, insomma, anche Kant ha avuto problemi di memoria verso la fine dei suoi. Le questioni sono tante. Io mi chiedo, da un lato, come lei ha accennato, se sia scientifico usare una variabile come quella dell'età per determinare una malattia. Cioè, Kraepelin ha scoperto demenza precox, Alzheimer, la demenza senile, ma in realtà sempre di demenza si tratta, cioè, o comunque insomma un problema di malattia della memoria, diciamo così. Secondo, forse l'approccio dovrebbe essere più strutturale, la strada su su, cioè sincronico più che non diacronico. È vero che la medicina ha sempre questo spettro della senilità, della vecchiaia, tutti siamo malati perché prima o poi moriremo di vecchiaia, ma voglio dire, è vero, cioè adesso non voglio fare affermazioni troppo ardite rispetto a questi temi, però veramente due fini, appunto, parlare di approccio narrativo. Un bel romanzo di Chuck Palahniuk che si chiama Soffocare, dove questo protagonista che insomma, va a visitare la madre e definisce l'Alzheimer, che non lo riconosce all'ospedale, la sindrome del déjà vu, non del déjà vu, ma del déjà vu. Cioè, non, questo modo narrativo di raccontare l'Alzheimer è come se il figlio, non, la madre non lo riconoscesse mai e ogni volta fosse come la prima volta, no? In questa sorta di eternal sunshine of a spotless mind from Alzheimer. E poi c'è invece quest'altra cosa di questo grande scrittore americano, Francis Scott Fitzgerald, di cui David Fincher ha fatto anche un film bellissimo, Benjamin Button, dove uno nasce vecchio, no? Cioè questa nascita, questa demenza precox, rappresentata filmicamente molto bene da Fincher e straordinariamente, letterariamente da Fitzgerald, in cui, come dire, non è, viene in qualche modo del tutto messo in sommovimento, rivoluzionato il concetto di invecchiamento, per cui di fatto questa persona qui nasce vecchia e muore bambina, cioè peraltro è un modo, una metafora per dire come si diventa bambini quando si è anziani, quindi c'è il problema dell'infantilismo dell'anziano, un testo straordinario, quello di Fitzgerald, però per dire che questa variabile dell'età, questa variabile della senilità, di cui anche un altro grande scrittore italiano ha scritto un romanzo che si chiama Il Trosvelo, c'è la senilità. Voglio dire, la senilità è un po' la paura di tutti noi giovani, tra virgolette, ma cioè
È proprio così, cioè proprio che una malattia si possa definire in base a criteri di ordine prettamente anagrafico, oppure c'è, cioè, appunto, come lei sosteneva, comunque accennava, anche una questione di potere politico e anche, diciamo, di comunicazione pubblica alla malattia, con questo linguaggio appunto bellico che oggi conosciamo molto bene. Se non è che parlasse del ministro Speranza, grande rispetto al ministro della salute, però anche lui qualche volta tiriamo la curva del virus, no? Questo virus maledetto, cerchiamo il virus coronavirus, non ne sto parlando, cioè questo atteggiamento, come dire, no, di sfida bellica ai fattori di malattia. Grazie. Che faccio? Rispondo uno a uno prima, o faccio questa intanto? Faccio veloce. Allora, l'idea di fondo, purtroppo non ho una penna per fare uno schema, se no farei uno schema tipo quello di Marx, però sono due livelli che vanno paralleli in avanti. Allora, il primo, la questione dell'età, del sincronico e anche di Button, da un certo punto di vista, almeno la premessa è: tutti i soggetti che venivano ospedalizzati da Kraepelin erano organi in attesa di essere osservati, cioè curiamo i malati, li curiamo, quasi tutte le malattie mentali al tempo erano non curabili, tranne la malinconia leggera, che facevi dei bagni freddi, stavi un po' in clinica e poi tornavi a casa, o alcune forme brevi di depressione, tutte le altre erano non curabili, dove non curabile voleva dire che avevi un soggetto da gestire tutti i giorni, quindi lavare, dargli da mangiare, farlo dormire, tenerlo fermo se era pericoloso per gli altri, finché non andava a letto, il giorno dopo ripartire. La gestione, a partire da Pinel, che decide di liberarli, ma sempre chiusi all'interno del manicomio, era il problema fondamentale. Allora, la gestione è legata anche all'età, perché tu hai delle forme di decadimento che all'atto pratico diventi violento o meno, che in base all'età bene o male ti aspetti. Quindi, finché trovi una persona che perde la memoria a 80 anni, dici vabbè, è un anziano che perde colpi. Se hai un dodicenne che inizia a perdere la memoria in maniera grave, dici deve succedere qualcosa, che non può essere la stessa cosa di un ottantenne, anche perché se no saremmo uguali, ma anche solo fisicamente a vederci siamo diversi. Allora, l'idea di fondo della analisi di Kraepelin legata all'età è che inizia a catalogare anche dei casi in bambini, e parte da lì, in discussione con le teorie psicologiche più che altro, gemelli, tutta quella parte lì in quegli anni, e dice: io trovo dei casi che non sono di problemi psicologici, per la definizione di psicologia di fine 800, inizio 900, ma sono qualcosa di più profondo, sono atteggiamenti che mostrano dei danni cerebrali. Il danno cerebrale è una forma di demenza, se non hai avuto un trauma. Cioè, non sei Phineas Gage, non sei cascato dal decimo piano battendo la testa e perdi la memoria, fino al giorno prima giocavi con gli amici, non hai avuto traumi, adesso no. Quindi mi stona ancora di più il tuo atteggiamento relativamente all'età. Nello stesso periodo, poco dopo, Piaget lavorerà sulle fasi addirittura ancora più specifiche dell'età. Quindi la fissazione, tra virgolette, dell'età era duplice. Primo, perché ti permette di suddividere in gruppi, se vuoi creare delle categorie, intanto è già una suddivisione per fasce di età, e fondamentalmente perché se ti portano un ottantenne che perde colpi, lo manterranno per poco tempo. Se ti portano un dodicenne, l'apporto della famiglia, anche da un punto di vista economico, perché poi alla fine anche quella è la gestione, è differente. I problemi di un dodicenne e le necessità di un 12, 20enne, 25enne, e la forza di un 25enne che in un momento di isteria deve essere tenuto fermo da due persone, non è la stessa di un 80enne, non è la stessa gestione pratica di un bambino di 6 anni. Quindi era meno teorico e molto brutalmente pratica la gestione. Quindi una grossa parte della gestione delle malattie mentali porta dietro l'idea del Settecento del malato mentale è un deviante, quindi è un qualcosa di diverso, e il diverso va gestito, prima di tutto recludendolo in un contesto e poi, se violento, gestendolo anche lì. Se poi sono tranquilli, ipotizziamo anche che cosa gli passa per la testa, per capirsi, da un certo punto di vista. La questione politica è stata fatta allo stesso modo, da un certo punto di vista. Devi gestire patologie che
colpiscono una larga fetta di popolazione in an aging society, come si dice oggi, una popolazione che sempre di più va verso l'invecchiamento, non puoi dire ma chi se ne frega, stiamo a vedere quando avranno 90 anni, che fine faranno. Le cose buffe, tra virgolette, sono che fino all'inizio degli anni 90 avere l'Alzheimer in America da un punto di vista di diritto era uguale a essere in coma irreversibile, avevi gli stessi diritti, cioè non sei più niente, non sei in grado di intendere e di volere, e quindi avevano gli stessi diritti. In India, fino a 2 anni fa, non c'erano casi di Alzheimer, perché il tessuto anamnesi di Alzheimer, perché il tessuto sociale indiano è il vecchio, anche quando perde colpi, rimane in casa, viene gestito dalla famiglia, non è quindi un problema di ospedalizzazione, e paradossalmente non esistono malati di Alzheimer in India, ma non perché non ci si ammala di Alzheimer, ma perché appunto la gestione delle fasce di età in uno specifico contesto sociale ti porta a vivertela come problema o a non vederlo come problema. E Benjamin Button, sì, nasce bambino e invecchia, tutta la questione del ritrovare atteggiamenti infantili, che poi è stata confermata da un punto di vista neurologico, cioè le cellule della memoria che si formano da bambini sono le più resistenti, e quindi alla fine decade tutto tranne... Io, un'altra cosa che prima Claudio non aveva detto, ho lavorato 7 anni in una casa di cura con malati d'Alzheimer, e siccome avevo fatto una tesi in filosofia sul gioco, i primi anni mi pagavano per giocare con i malati d'Alzheimer. Allora, tu puoi parlare con una persona che non si ricorda niente. Aspetto positivo se gli devi dare la medicina e ti dice di no perché non ha voglia, aspetti un po', gliela richiedi e magari si è scordato di dirti di no e ti dice di sì, come se ti presentassi per la prima volta, ma al di là della tristezza dell'evento, magari non ti dicono, non si ricordano come si chiamano, non si ricordano dove sono nati, gli tiri una palla, a palla bene o male ci giocano tutti. E a volte è stato cavalcato come allora rimane qualcosa a cui appigliarsi per continuare, certo ci puoi dialogare in quel modo, però se si vede da un punto di vista più pragmatico, senza essere cinici, cioè il fatto che si ricordino di giocare a palla non è che ci giocavano fino al giorno prima, è che è una parte che rimane infantile, quindi sarebbe bello anche vedere cosa rimane e quanto ci mette a decadere, che cosa. Io ho assistito per un anno una insegnante di greco, che aveva insegnato greco al liceo, non riconosceva la famiglia, non si ricordava come mangiare, la doveva imboccare, parlava solo in greco. Parlava solo in greco, quasi incomprensibile, difficile il contatto e il dialogo, non riconosceva i familiari, allo specchio, se la mettevi allo specchio, figurati, niente, ma parlava tranquillamente in greco, gli davi dei brani in greco e li leggeva tutta contenta. Quindi qualcosa rimane e qualcosa si perde. C'è il darwinismo neurale, ci sono le reti, c'è la plasticità, non sai, non è che parte dal primo pezzo come il castello di carte e quello fa cascare la prima parte e il resto rimane o no. Anche perché, come sapete, se io ho lo schema della casa, triangolo più quadrato sotto, come schema simbolico della casa, se il neurone, mentre mi devo rappresentare la casa, sintetizzando molto, del triangolo, che di solito viene usato come pattern per rappresentarmi la casa, è occupato in un'altra funzione, ne prende un altro per arrivare in tempo quasi reale allo stesso risultato cognitivo il cervello. Quindi se perdi uno di questi pezzi, a volte li bypassi in altri modi, attivando altre cose, un po' come la lance combinatoria. Ecco, hai un insieme di simboli che rimandano ad altro, la sequenza classica per creare quel discorso, ti manca dei pezzi, ne prendi un altro che ti apre altri mondi o altre connessioni da un certo punto di vista. Scusate la lunghezza. Poi rimane poco tempo per le altre domande. Prego. Ho una curiosità, una domanda un po' ingenua. Siccome ho mia madre che sta vivendo un periodo, l'inizio di una demenza senile, e l'unica cosa che riusciamo a fare è giocare a carte, che conferma esattamente quello che dicevi. Mi chiedevo, rispetto alle osservazioni neuronali, insomma, al microscopio dei neuroni che avevano rilevato appunto questa esplosione e questo danno neuronale, le cose sono andate avanti,
con strumenti più sofisticati, si è arrivati a capire che dipende dall'effetto, dall'area in cui avvengono queste esplosioni, però c'è la plasticità, come dicevi giustamente, quindi a livello di classificazione più sottile, diciamo così, come auspicava Alzheimer, si è fatto qualche passo avanti oppure siamo ancora... Ni. Allora, il problema di fondo è che questo sarebbe il mondo ideale, nel senso... dove, aspetta, levo la condivisione di questo sfondo così si vede meglio, l'idea di fondo della frenologia era associare banalmente a una zona specifica della testa una specifica funzione. Se questo modello fosse stato vero fino in fondo, sarebbe stato perfetto, perché problema in questa zona oppure perdita di questa funzione, lesione probabilmente qua. Le cose sono più complicate. Ai tempi era un'ipotesi dall'esterno, tra l'altro, quindi non sapevi se cosa vedevi, anche se Vesale aveva già aperto cervelli, insomma, cervelli si aprivano, ma non avevi una griglia di riferimento. Più di 10 anni fa, Gazzaniga prese un progettone incredibile dal National Institute of Aging, appunto, sulla mappatura dei neuroni. Cioè lui disse, vabbè, proviamo a mappare i neuroni, 100 milioni di euro l'anno per 10 anni, li restituì subito, poco tempo dopo. Qual era il problema di fondo? Se io ti dico, alza il braccio destro e traccio l'attività cerebrale, vedo che si attivano dei neuroni, e fin qui ok. Ma non so, una volta visti, dirti se quel neurone è la percezione del peso del braccio finché non decido di fermarmi, la volatilità cosciente di volerlo alzare fino a qui, la percezione di mi hai detto questo, lo sto facendo, cioè non riesci a inserire in una griglia categorizzata specificamente ogni singolo neurone, come ci sapesse degli autovelox, uguale specifica e chiara funzione. Per di più, gli studi sulla memoria ci hanno spiegato che a forza di ripetere lo stesso iter, forza di fare la stessa cosa, si rafforza quel pattern, cioè si spessiscono le guaine dei neuroni, quindi quando dovrai fare quella funzione, il percorso più veloce sarà quello più largo, arrivi prima a un'autostrada a tre corsie che in una strada stretta, nel posto successivo, banalmente, ma non è univoco, quindi non è che lo puoi fare solo con quello, se quella strada in quel momento è c'è la coda, ne prendi un'alternativa e non riesci a mapparle tutte, non riesci a trattarle tutte. Studio alternativo sui neuroni sensorimotori, vedi la luce che arriva sulla cornea, vedi la cornea che manda lo stimolo e poi arriva sulla corteccia. Cosa succede nel frattempo? Quale percorso fa e da quale vicolo passa? Non lo sai, non riesci a tracciarlo. Quindi la tecnologia è avanzata, il problema è che le domande sono sempre le stesse dall'Ottocento a oggi. Perché all'atto pratico il rapporto è in quel luogo cosa succede, in quell'altro cos'altro succede. Cioè è l'esplosione, la macroesplosione dell'idea di Nice. Un neurone, un citoplasma, vi si attiva all'interno una rete, specifiche funzioni. C'è l'area di Broca, ma è un'area, non è un luogo, non è il pallino di Broca o il neurone di Broca, sono aree. Anche quando si vedono sulle riviste le zone accese del cervello, no? Già, ecco, trovata l'area. Non è l'attività cerebrale, è la zona dove la distribuzione più probabile di attivazione di neuroni viene confermata. Cioè, vedi che c'è più traffico in quella zona, ma non è la stessa cosa di dire via Zamboni intasata, capito? Non siamo a livello di via Zamboni e non sai che cosa vorresti vedere o cosa vedrai passare per via Zamboni, per capirsi. Purtroppo ancora oggi è quello. Abbiamo delle telecamere infrarosse che ti fanno vedere anche di notte. Ma non sai cosa devi registrare come movimento, mettiamola così. E poi il mio movimento non è uguale a tuo. C'è anche poi tutto questo, come manca l'eziologia della malattia di Alzheimer e manca un farmaco specifico. Perché manca un farmaco specifico? Se non sai dove andare a battere, capite? È un farmaco ampio spettro contro il decadimento cognitivo è oltre la metafisica, anche solo come idea. Cioè, capito? E quindi ci sono vecchie domande e nuove tecnologie. Ecco, sì. Grazie, grazie.
Prego. Sono altre domande? Siamo qui. Potete anche aprire il microfono direttamente senza prenotarvi. Sì, sì, sì. È spento, non si sente. Lorenzo Vinci Guerra, vai pure. Sì, mi sentite? Sì, sì. Mi faccio anche vedere magari più corretto. Buongiorno a tutti, intanto grazie a Matteo Borri per la veramente questa presentazione molto, molto interessante. Sorvolo sugli aspetti personali a cui accennava Costantino, ma ovviamente diciamo l'interesse anche non solo diciamo scientifico, storico, ma anche personale ovviamente. Volevo sapere se lei ha descritto molto bene l'evoluzione della, diciamo, della percezione della malattia. Ha detto poco sull'etiologia, nel senso la storia delle cause che scatenano questi grumi, no? Ancora oggi la difficoltà viene anche da lì, se ho capito bene, al di là del fatto che c'è chi considera che non sia proprio una malattia, ma lei a questo ha già risposto, per cui non torno su questo argomento, ma sulle cause, la causa o le cause dello scatenarsi di questi grumi e poi l'esplosione dei neuroni, anche perché non c'è una cura, insomma, ad oggi... Non c'è perché non c'è l'eziologia, no, non c'è. Allora, grazie. Non c'è, l'eziologia non c'è ancora, confermo, almeno l'abbiamo scoperta ieri notte, non c'è. Ci sono più modelli di approccio. Ma come mai, mai c'è questo ostacolo epistemologico quasi nell'affrontare questa malattia da un punto di vista proprio causale, no? Deterministico? Allora, da un punto di vista di storia della medicina, banalmente tutte le medicine, tutte le malattie hanno avuto una lunga storia prima di trovare un'eziologia definitiva. Pensiamo alla sifilide, ai tumori, insomma, quasi tutte. Quindi, da un punto di vista cinico di storia della medicina, è giovane, c'è tempo ancora in teoria. Poi Feyerabend ci ha insegnato dalla mattina alla sera, si può trovare una soluzione anche senza aspettarcela. Tuttavia hanno ipotizzato varie cose. Allora, Alzheimer non si è posto il problema perché per lui non era una malattia o un interesse centrale spiegarla. Poi hanno scoperto qualche anno dopo la questione delle proteine, cioè hanno scoperto, o meglio, hanno scoperto che quelle cose nel citoplasma si chiamavano proteine e quindi avevano una base proteica, eccetera, eccetera. Si parla oggi di beta-amiloide, si parla di beta-amiloide, si parla di proteina tau, anche qui poi ci arrivo. La beta-amiloide sono apolipoproteine. In Italia sono state studiate fino agli anni 50, fino alla D, quella dell'Alzheimer è la polipoe, apoe, apo-e, quindi è quella successiva. Negli anni 50 sono partiti con le ipotesi genetiche della malattia di Alzheimer, però si riparte da capo il problema. Va bene, facciamo uno screening genetico, un'ipotesi genetica. Genetico di che? Cioè, quale gene? Di che si sta parlando? Non c'è ancora un'associazione, se hai quel gene allora. Cioè, poi, per di più, cervelli, detta brutale, per osservare che cos'è l'ossidazione di queste fibrille, di queste neurofibrille, non è che tutti i giorni ne hai a disposizione a gogo. Pensiamo anche noi in Italia banalmente, cioè ti muore la nonna di Alzheimer, non è che dici vai, aprite la testa per vedere che cos'è. È dura, c'è una banca dati dei cervelli in Olanda, c'è tutta una questione anche etica su tutto questo, non è mai stata messa a prassi. Avevano più cervelli a tempo d'Alzheimer perché chi moriva in manicomio in quel periodo era già un vuoto a perdere da un certo punto di vista, detto brutto ma per capirsi, quindi non ci sono mai stati troppi casi. Tutte le ipotesi successive sono state sviluppate dalla psichiatria e dalla neurologia, ma poi è entrata anche la psicologia. Quindi oggi hai i test psicologici che ti dicono che forma di decadimento cognitivo hai. Detta brutale, ma comunque vera,
se voi avete un paziente malato d'Alzheimer, se andate come prima analisi da un geriatra, da un neurologo, da uno psichiatra o da uno psicologo, vi daranno risposte diverse. Non perché uno ne sappia di più e uno meno, ma perché sono approcci e paradigmi e modelli interpretativi diversi. Io quando lavoravo con i malati d'Alzheimer c'avevo il geriatra che ci dava delle batterie di test da fargli fare con delle prove e ti davano un punteggio. Lo psicologo che dava il mini mental state e altri test per misurare altre cose. Poi facevi il test di decadimento della memoria. Dopodiché a volte si riunivano e ti dicevano con questo punteggio e questo punteggio pare rientrare nella casistica di soggetti che definiamo malati di Alzheimer. Fino al 2001, in tutti i manuali di demenza, Alzheimer asterisco, ipotesi medica confermata con analisi post mortem. E cosa cercavi post mortem? Cervelli atrofizzati. Allora tutti dissero, bene, la beta amiloide atrofizza cervelli, se trovo valori alti di beta amiloide sarà Alzheimer. Ai ventenni con tassi di beta amiloide superiori a un malato di Alzheimer, ai novantenni con l'Alzheimer senza beta amiloide, ai novantenni strapieni di beta amiloide lucidissimi, allora non è la beta amiloide, basta, allora ci sarà un altro marker e si inserisce l'idea del marker, sarà la proteina tau, altra proteina che poteva essere il grumo di Alzheimer. In tutto questo nel 99 vengono ritrovati i vetrini di Alzheimer e la Rockefeller Foundation compra i vetrini per lavorarci sopra da un punto di vista genetico. Quindi di quello a oggi non si sa niente. Sarà la proteina tau, riparti da capo con la tau, trovi accumuli di tau in tratti superiori, trovi accumuli dove non ci sono ma è quello che si definisce Alzheimer, eccetera eccetera. Quindi anche quello si fa confusione. Io sono stato quasi 10 anni all'Università di Ginevra. A Ginevra uno dei programmi di ricerca fu: prendiamo la beta amiloide, prendiamo la tau, facciamo un programma di ricerca dove facciamo una matrice, quando c'è tau e beta amiloide vediamo se è Alzheimer. Ok, proviamo, e di nuovo si riparte con quello. Anche quello poi è stato abbandonato come modello. Gli inglesi, Wellcome Institute e tutto quel pacchetto lì, hanno proposto di togliere la malattia di Alzheimer come termine, se non lasciandola come ricordo storico, e chiamarla sindrome da decadimento cognitivo dovuto a invecchiamento cerebrale. Questo agli inizi degli anni 2000, che poi è diventato dalla pubblicità del Game Boy di Panariello che diceva faccio il giochino per vedere qual è la mia età cerebrale, all'idea dell'invecchiamento cerebrale di cui parlava prima anche l'altra persona che aveva fatto la domanda. E l'invecchiamento cerebrale però si riparte da capo: come lo misuri e chi lo misura? Il geriatra in un modo a livello di proteine, lo psicologo come risposta cognitiva, dove cognitivo, se usi i modelli americani, cognitivo è sinonimo di capacità di rispondere a una domanda o a un compito specifico. Allora magari dove abiti? Se ti risponde entro 5 secondi è cognitivamente compromesso X, se non ti risponde peggio, eccetera eccetera. Quante volte al mese ti scordi le chiavi della macchina? Se dici 7 o 10, un geriatra, uno psichiatra e uno psicologo non ti diranno la stessa cosa di allora siamo in questa specifica fase e quindi il passo successivo sarà. Usi protocolli, che poi la critica d'Alzheimer, non ci appoggiamo ai protocolli, bene, ok, e però che fai in alternativa? Poi se dagli anni 80 è la terza causa di morte nel mondo occidentale, è dura dire ok, uno a uno adesso seguiamoli e vediamo, vai a spanne, vai a macro categorie. Cioè Kraepelin era stato moderno, più che innovatore forse come idea da quel punto di vista. Fatto sta che adesso c'è tutto un dibattito in Germania sul fatto che meno male c'è stato Kraepelin, perché se c'era solo Alzheimer nessuno avrebbe parlato di quella patologia. Kraepelin per fortuna è stato più sintetico e nella sintesi è riuscito a beccare dei tratti che poi sono condivisibili. Un'altra idea è stata quella di chiamarlo decadimento cognitivo to cool. Nel DSM-4, se si cerca la patologia d'Alzheimer, è tutte le forme di demenza non sconosciute
fino a 65 anni, tutte le forme di demenza, escluso il Parkinson, a partire da 65 anni, tutte le forme di demenza che riguardino un decadimento cognitivo, cioè tutto l'Alzheimer. All'atto pratico poi uno dice che cos'è? Non si sa. Quando io lavoravo, non dico dove, ma nelle case di cura, io a un certo punto chiesi, ma posso vedere una cartella clinica con la diagnosi di Alzheimer? La prima cartella clinica con diagnosi di Alzheimer in Italia è degli anni 90. Però già prima avevi reparti Alzheimer. Perché? Vuoi perché da un punto di vista politico, e riprendo anche tutte le questioni di prima, l'Europa dava un finanziamento extra per ogni malato di Alzheimer, quindi un po' come nei film dei cowboy, quanti capi di bestiame, quanti malati di Alzheimer c'hai? 1000, tieni tot 5, tieni tot meno. Però io lo posso dire perché l'ho visto di persona, io stavo in un reparto, lavoravo in un reparto Alzheimer dove c'erano quarantenni alcolizzati e tu dici, ma questo è solo alcolizzato e non è più in grado di comprendere perché ormai si è bruciato abbastanza e quindi continuava. E quindi è una forma di demenza, come fa a sapere che non è Alzheimer anche questa? E è un caso di Alzheimer come numero. Poi dici, bene, posso vedere la diagnosi sulla cartella? No, non si fa perché non si sa che cos'è. È più una costruzione culturale alla fine per ora che una malattia, capito? E torna il discorso pragmatico anglosassone di togliamola come definizione, diamogli un altro nome, tanto se è la stessa cosa è. Qualche multinazionale ha abbandonato lo studio dei farmaci per l'Alzheimer, anche perché un farmaco per non sai cosa, che farmaco è? Capito? Cioè, la molecola per il mal di testa, la molecola che ti abbassa i battiti del cuore, funziona, perché va su quella funzione. Se non sai se è una funzione, se è un insieme di funzioni, se è a livello neurale, di singolo neurone, di rete, di connessioni, fai una molecola che va dove? È lo stesso discorso di prima con l'autovelox in via Zamboni, non si sa ancora su cosa intervenire. Ma perché è relativamente giovane, poi un giorno dalla mattina alla sera scopriremo che invece hanno trovato qualcosa e funziona. Qualche anno fa addirittura pubblicizzavano all'estero uno spray nasale con un principio attivo estratto dalla salvia che rallentava la perdita di memoria e la citazione scientifica era già Cicerone sapeva che la salvia rafforza la memoria. Sì, è vero da un certo punto di vista, nel senso che alcuni enzimi presenti nella salvia attivano e rafforzano lo scarico di calpaina, quindi di calcio, quando si ricorda e si attiva i neuroni per fare alcune funzioni, però insomma è un po' così, quindi è un po' complessa la faccenda. Il problema di fondo è: basta sapere di che si parla. Ancora purtroppo non se ne sa abbastanza per avere un quid specifico. C'è un'altra domanda da parte di Raffaella. Sì. Grazie a tutti gli altri. Se posso, grazie Matteo. No, un po' una provocazione che mi è venuta in mente, una suggestione più che una provocazione che mi è venuta in mente un po' a seguito anche di quello che diceva Lorenzo, no? Allora, l'eziologia siamo ben lontani purtroppo dal conoscerla, però è anche vero che in medicina questa non è una situazione del tutto insolita. Cioè, in realtà, in moltissimi casi, in medicina, nella storia della medicina, si comincia a curare o a fare prevenzione senza conoscere le cause esatte di quello che si sta curando, no? O di quello che si sta cercando di prevenire. E uno. Due, come tu dicevi, quindi trovare la molecola, il farmaco, la questione cerebrale, quindi la questione organica, no, puntuale sulla quale intervenire, purtroppo al momento non è dato di sapere come muoversi su quel piano lì. Però tu prima dicevi che è una malattia snob, no? Quindi che in qualche modo più uno ha studiato, più lingua ha parlato, più strumenti musicali ha suonato, eccetera, eccetera, più sembra che ci sia, non è assolutamente qualcosa che esclude, però perlomeno è qualcosa che rallenta. E allora, essendo qualcosa che colpisce soprattutto in età piuttosto avanzata, il rallentamento della progressione può fare una certa differenza rispetto alla qualità della vita, evidentemente, della persona. E quindi c'è tutto il tema molto affascinante della riserva cognitiva, della resilienza psichiatrica, che è estremamente interessante e che tra l'altro appunto non riguarda soltanto l'Alzheimer, ma anche l'alcolismo che tu prima citavi. Allora mi stavo chiedendo quanto questo filone può orientare, sta orientando, non sta
orientando le strategie, se non terapeutiche, non lo so, anche su larga scala di prevenzione, o di comunque tentativo di prenderla da un'altra parte, dal punto di vista clinico. Allora, guarda, me l'ero, non si vede, ma avevo già scritto riserva positiva. Allora, le due cose, sì, in storia della medicina è lunga prima di trovare l'eziologia di qualcosa. Il problema dell'Alzheimer è che, a differenza di altre malattie, dice, vabbè, partiamo a largo spettro, farmaci a largo spettro, proviamo larghi. Dagli anni 50, vuoi anche in parte per questo fraintendimento della memoria, hanno lavorato e associato come quasi unica molecola alla memantina. Cioè, dagli anni 50 si lavora su molecole che rafforzino la memoria. E a partire da quello una buona parte è stata sviluppata dopo. Il mini mental state dice, abbiamo iniziato la memantina, prima si scordava 10, ora si scorda 8, quindi c'è un miglioramento, dove è un miglioramento della performance alla fine, non è cognitivo. Allora, se parli di memantina, gli psicologi, i geriatri, gli psichiatri e i neurologi ti seguono. Poi ci sarà lo psicologo che dice, io non lo posso somministrare, ma ti posso fare il test per misurare l'impatto. Il geriatra firma, lo psichiatra dà la ricetta, eccetera, eccetera. Se parti di già in quegli ambiti, quindi ritorno all'inizio con le sbarre nette delle tradizioni di ricerca da un certo punto di vista, se parti con riserva cognitiva a un neurologo ti guarda in un modo, lo psicologo in tutt'altro modo, il geriatra rimanda la questione, lo psichiatra o il neuropsichiatra o il psicogeriatra, adesso ci abbiamo, e anche il neuropsicofarmacologo, che stanno facendo queste macro categorie, che da un lato sono positive, nel senso che sarai meno ristretto come impostazione se sei neuropsicofarma rispetto a geriatra e basta, che ne so. Non sto dicendo, visto che siamo ancora in registrazione, che uno è meglio e uno è peggio, però tra essere una cosa e essere un triplice specializzato su qualcosa, forse sei più predisposto alla interdisciplinarietà. Riserva cognitiva, i comportamentisti, ok, i cognitivisti, ok, un geriatra ti manda via. Cioè, capito, nel senso non te l'accetta come cosa. Quindi il problema è ancora di concetti e categorie, in alcuni, per le diagnosi, dico, in alcuni casi. Poi sono tutte prassi che funzionano, cioè, quando funzionano nessuno ti dice no, ma come funziona il caregiver o il badante, cioè come funziona quel badante quando arrivi e dici, ma come è gentile con la badante, neanche con i familiari. Sì, e infatti continui a tenertela, però se poi vai a dire, allora, anche solo in ambito medico, facciamo un corso in più di formazione ai caregiver, iniziano a tirarsi qua un po' di freni a mano qua e là. Certo, l'evidenza porta a questo e tutta la parte narrativa conferma il fatto che non può sussistere un'impostazione fredda e scientifica da un certo punto di vista che attenda di trovare il bottone giusto per risolvere il problema. E però se lo dice i medici ti dicono, ma io ci sto in reparto, io ci sto in corsia e ci parlo tutti i giorni, e è giusto ci sia anche il familiare, è un po' complessa la faccenda. Però, Matteo, se posso, c'è parecchia evidenza empirica, no, sul fatto che appunto questi cuscinetti cognitivi quantomeno un po' aiutano, allora forse, non so se sto dicendo una stupidaggine, ma forse è un problema culturale, sociale, che deve essere preso in carico prima. Avrei detto politico io, ma sì, culturale e sociale come azione politica conseguente, assolutamente sì, sì, sì. Perché bisogna intervenire prima che si manifesti, in realtà, in un certo senso. Cioè fai prevenzione prima di avere il sintomo conclamato. No? Sì, esatto. Ma infatti c'è la pubblicità di qualche anno fa della settimana enigmistica che serviva per rafforzare la mente o prevenire il decadimento, cioè da un certo punto di vista ci sono molte prassi, più in America che in Europa per il momento, di esercizi che inizi a fare dai 50 anni per mantenere la mente attiva, dove mantenere la mente attiva è uno stimolo per rafforzare le reti che già hai, perché a 50 anni si sa che non ne crei più tante come prima. Molti di questi ancora sono legati al rafforzamento della memoria o alla reiterazione della memoria, e vanno però parallelamente agli studi sulla memantina. Cioè, si può fare la stessa cosa del farmaco con prassi, ecco, è un po' così, non è troviamo un'alternativa al farmaco
Poi, esempio incredibile, io ho visto a Roma qualche anno fa uno studio con dei primati, gli scienziati non riuscivano a interagire con questi primati, a un certo punto hanno assunto all'Istituto Superiore di Sanità una parrucchiera che passando di lì aveva un feeling incredibile con questi primati e quindi lei sta lì tutti i giorni a far capire a loro che devono stare tranquilli quando fanno gli esperimenti. Non è scientifico, non ha un modello che ti permetta di spiegarlo da un punto di vista, non riesce a categorizzarlo, ma come dicono gli inglesi, it works. I badanti funzionano, e i badanti funzionano, ma ancora in parte il badante o il caregiver è percepito come il surrogato del familiare che è distrutto dal vivere accanto alla persona. Non è un contesto, è riconosciuto, certo è riconosciuto e tutto, però per dire negli ultimi anni anche le associazioni nazionali si pongono il problema di chi si prende cura del caregiver, perché è uno stress pesante, non è che il caregiver arriva lì come il robottino che ha tre mosse da fare, le fa bene, quindi il malato reagisce meglio. E su questo ancora secondo me siamo un po' indietro, quindi sì, è sociale e politica anche come posizione, proprio politica di polis, in senso politico e filosofico, non di propaganda. E quindi sì, assolutamente sì. È anche un'infarinatura di che cos'è la riserva cognitiva, ma anche semplicemente spiegare un malato di Alzheimer o di demenza come decodifica gli stimoli a chi lo deve eseguire tutti i giorni sarebbe già un passo avanti, misurabile tra l'altro, per vedere se... Però fare una formazione specifica su questo implica, io lo vidi a Ginevra si provò a fare un progetto del genere, i geriatri dissero, e io mi devo laureare in geriatria o neurologia per poi spiegare a un infermiere cose che io so e che lui non è, non dico lobby, ma ritorniamo a tradizioni di ricerca e contesti diversi, diventano mondi a tratti per quanto sono impenetrabili alcuni contesti, in questo caso come in altri, ecco, tutto lì. Grazie. Non so se ci sono altri interventi. Per ora non vedo, c'è una domanda di Marco Meneghelli. Quanto influiscono i mass media sulla perdita della memoria? Oddio. Questo è un mondo a parte. Se i mass media fanno diventare una persona affetta da Alzheimer, non si sa. Però ci sono studi recenti anche sull'uso esagerato dei social e dell'interazione anche più banale con i tablet. Cioè, l'idea di fondo dell'interazione con il tablet ha dei pro e dei contro dal punto di vista cognitivo. I pro sono che velocizzi la performance, lo stimolo di un rapporto con la realtà che si voglia definire virtuale c'è, anche solo per il fatto che tu comunque stai coordinando un dito che in scala ridotta ma si muove, tipo il pantografo, no? Quindi si muove e il feedback del tatto del dito, della vista, quindi sensori neuromotori di cui parlavo prima, e del dito comunque non fanno perdere determinate cose, ma non attivi per esempio in alcuni contesti l'amigdala. Quindi hai una perdita di memoria, cioè fai delle cose che poi non ti ricorderai. Perché? Perché non vengono registrate come evento da registrare, da ricordare. Quindi guadagni in velocità, guadagni in performatività, questa parola orribile ma che si comprende tutti, perdi in vissuto, tra virgolette. Il vissuto nell'Alzheimer invece è l'opposto, è quello che ti rimane fino alla fine. Qualche ricordo più di infanzia che dell'anno scorso ti rimane, ma cioè, non penso che la mamma di Costantino, non per tirare a ballo, ma solo per fare un esempio, quando gioca a carte passi il tempo a ricordarsi solo la regola. Gli verrà anche in mente il piacere di giocare a carte, il piacere che provava a giocare a carte, per esempio, suppongo. Non è solo sta lì, aspetta, allora cos'è, come funzionava, lo continua a fare per rallentare la perdita di memoria, cioè porta con sé più o meno coscientemente un insieme di cose che le nuove tecnologie bypassano proprio a pie pari. No, lì la cosa buffa è che
che all'inizio non ricordava quante carte bisognava dare, come, in che ordine, eccetera, eccetera. Una volta avviata, vince sempre lei. Cioè, in automatico quasi. No, sì, sì, è come, basta solo instradarla e poi lei va da sola. Ecco. C'è probabilmente una memoria motoria e anche insomma, di comprensione che è molto profondamente radicata, evidentemente. Perché... E da un punto di vista psicologico americano, il compito dal punto di vista cognitivo è fatto bene. Poi non riconosce a volte il luogo in cui si trova, che casa sua, riconosce i mobili perché se li tira dietro da una vita. E quindi, cioè, uno dei test che si fanno di solito, dati dai geriatri, sono le ROT. Reality Orientation Therapy, che sono dei criteri per stabilire quanto uno si orienta nello spazio e nel tempo. Però il geriatra osserva l'orientamento nello spazio e nel tempo, lo psicologo quanto sei performante da un punto di vista della memoria. Era quello un po' che intendevo prima, cioè non è c'è il soggetto A che ha questi punteggi, il soggetto B che ha altri punteggi, è sempre lo stesso soggetto che ha una complessità di vissuti e di livelli più o meno coscienti diversi. Questo nella letteratura medica non viene mai fuori perché ognuno c'ha il suo pezzetto. Quindi la farmacologia ti parla della molecola e di come la molecola impatta su il geriatra, lo psicologo, su questo. Nella parte narrativa si trova la sintesi di tutto questo che non volutamente, ma sembra ricostruire l'uomo nella sua totalità, detta in maniera un po' grossolana, ma per capirsi, cioè non siamo punteggi diversi, siamo sempre la stessa persona, il quid è uno solo. Quello è il problema di fondo. Ognuno vede un pezzetto, si occupa di un pezzetto e della totalità e della rete totale, che poi anche il cervello è una rete, no, da un punto di vista medico. Quindi se ti manca l'eziologia e ognuno sta sul suo pezzettino, a oggi siamo un po' in un far west, ecco, ancora purtroppo. Ma insomma, è successo con tante malattie, eh. Diciamo che questa rispetto ad altre è diversa, perché qui puoi campare 15 anni non riconoscendo i familiari, scordandoti sempre di più tutto e tutto. Un malato in un letto che sta male, ma si lamenta tutti i giorni di star male, quantomeno un dialogo lo mantiene. Si ricorda chi era, che cosa faceva e si lamenta di tutto quello che ha perso, ma si lamenta rispetto alla sua identità. Un soggetto che perde la sua identità e che si diventa, tra virgolette, zombie, nel senso concettuale del termine, rispetto a chi era prima, pur essendo ancora, perché vive ma non è più lo stesso essere vivente di prima. È complesso da gestire, sia da un punto di vista familiare che ancora di più, no, ancora di più, diversamente su un altro fronte, per chi lo deve tenere, prendere in cura senza sapere cosa è meglio fare. Quindi è complessa, è articolata. E è più triste per i familiari, che per chi ce l'ha a un certo punto. Se non ci sono altre domande, ormai siamo quasi, mancano 7 minuti alle 5:30. Non so, Claudio, cosa dici? No, se non sono altri interventi, possiamo tranquillamente liberare Matteo, che è È stato stato per molto. tante ragioni, come ho capito, è una cosa che coinvolge un po' tutti e quindi è molto, molto bello. E poi è sempre molto, secondo me, interessante vedere cosa c'è dietro, qual è la storia dietro quello che noi conosciamo a partire da un pezzo, in qualche modo, no? Quindi credo che il libro di Matteo lo faccia benissimo. Si Lo prendo. fa perché si può. Bene, bene. E, insomma, se non ci sono, ripeto la richiesta, se non ci sono altre domande, io ringrazierei Matteo e tutti quelli che sono intervenuti, i colleghi Lorenzo, Raffaella, tutti quanti, e ringrazio soprattutto Matteo, mi ha messo una gran curiosità e quindi. Grazie a voi, grazie a voi. Sì, Ci voleva un applauso come al solito, ma non va online bene. Online diventa un po' difficile. Bene. Grazie anche a Raffaella. Grazie a tutti, ci Grazie vediamo il 20.
a fine gennaio, 21 gennaio. Sì, nella settimana a metà di gennaio, non ricordo di preciso quando. Però... gennaio con Francesca Piazza, che ci parlerà della spada e la parola, e, o parole come spade o viceversa, insomma su altri temi, ma sempre molto interessanti. Bene. Tanto ancora Ale. Tanti auguri anche. Auguri, per... buone feste, buon Natale e speriamo il meglio. Eh sì, infatti, speriamo tutti il meglio. Di nuovo, grazie a tutti.